Ciao ragazzi, prima di lasciarvi la puntata devo dirvi giusto un paio di cose. La prima è che purtroppo abbiamo avuto un problema tecnico all'audio, per cui semplicemente il file audio non c'è, motivo per cui la dovrete sentire in muto, dovrete cercare di leggere il labiale. No, scherzo. Fortunatamente c'era un audio di backup, però non è di qualità altissima e abbiamo cercato di sistemarlo al meglio possibile. Per intenderci, l'audio di partenza era qualcosa del genere. Non so quanti possano dire di fare 10 anni su YouTube. Cioè, che ci sono ancora, dici? Sì. Questo invece è l'audio nuovo. Non so quanti possano dire di fare 10 anni su YouTube. Cioè, che ci sono ancora, dici? Sì. Direi molto meglio. Quindi, anche se l'ho già fatto personalmente, voglio di nuovo scusarmi con gli ospiti, che comunque sono stati super disponibili, e voglio anche ringraziare Valerio Rosso per aver sistemato l'audio al meglio delle sue possibilità. Ora vi lascio la puntata, godetevela, è super interessante, e sono sicuro che Paolo e Maurizio non li avete mai visti sotto questa veste. Buon ascolto. Ciao a tutti e bentornati in questa nuova puntata di Pecunia. Wow, sono diventato uno con la voce bellissima. La voce è stupenda. Lo so. Come fai? Ma mi suona un po' familiare, non so se... Sì. Io l'ho già sentita da qualche po'. Forse somiglia al doppiatore di Vikings. Di tutto Vikings. Di tutto, tutto. Assolutamente. Sì, sì, c'è uno che faccio vedere. C'è uno che fa tutto, come in Polonia, che hanno un doppiatore che doppia tutto. Bene, Paolo Cellammare, Maurizio Merluzzo, per chi non li conoscesse, regista, produttore, doppiatore, e insieme avete creato ormai da un bel po' di tempo un'azienda, The Best Blend, e lavorate entrambi al progetto YouTube Maurizio Merluzzo. Possiamo dire che ci lavorate entrambi, non è solo una cosa univoca, e questo secondo me è già fantastico. Dopo voglio entrare veramente a scavare a fondo, perché... No. C'è tanto da dire. Il canale si chiama Maurizio Merluzzo, ma è come se si chiamasse Megazord. Nel senso che quel Maurizio Merluzzo del canale è composto da tanti elementi che poi vanno a costruire quello che è il prodotto finale che va su YouTube. Io sono il frontman. Power Rangers Rosso, semplicemente, non è che sono da solo. Intanto grazie Pietro per averci invitato a parlare di un argomento insolito. Vero, esatto, insolito. La prima volta che veniamo a sì, ci sarà molto divertente, perché poi è il tirannosauro, è taccagno. No, c'è anche il commercialista. Sono oculato, mi dispiace. Però è un argomento che in Italia è sempre un po', no? Sì. Nessuno vuole mai parlare di soldi, sì. C'è paura sempre di... Però qui cerchiamo anche di rompere un pochino il tabù, vedere che si può parlare liberamente. Mi piace, vedremo che andrà. No, non ti diremo niente. Esatto. Io però, prima di arrivare al progetto che ormai è, lo dicevamo prima, il vostro progetto principale da 10 anni, vorrei fare un salto indietro, cioè tornare addirittura prima di 10 anni fa, perché voglio capire individualmente da dove saltate fuori. E partirei proprio da Paolo, da te, perché secondo me tra i due sei la figura un po' più dietro le quinte, un po' tipo l'aiutante di Spider-Man dalla cameretta che rimuove i fili. E allora, da dove salti fuori? Io, professionalmente, a parte sì. Che diciamo che io sono origini un po' come Maurizio, perché siamo tutti e due uomini del sud trapiantati in Toscana, che poi sono arrivati a Milano, abbiamo fatto la scalata. Io sono nato a Ischia, quando ero piccolino i miei si trasferirono a Firenze, quindi sono cresciuto a Firenze e poi ormai da 13 anni vivo a Milano. E Maurizio, tu hai un trascorso simile. Puglia, Toscana, Milano, cioè di mezzo anche Roma. E, fin da ragazzino, fin da piccolo, io mi ero affascinato alla figura del regista, no? Non solo in ambito cinematografico, comunque, perché mi ero appassionato tantissimo al cinema, ma in qualsiasi ambito della comunicazione o storytelling, addirittura anche i programmi TV. Io mi chiedevo sempre come venivano fatti, no? Cosa c'era dietro, chi c'era dietro. Avevi qualche modello di trasmissione, di regista? No, non in particolare, più verso il cinema, magari, dove le figure erano più identificative, tipo Spielberg, Kubrick, cioè, no? Era più facile identificare un'impronta autoriale. Però mi affascinava il meccanismo, no? il processo, come arrivi a fare quella cosa lì. Però ovviamente anche quando ero un po' più grandicello era difficile trovare un team di persone che ti aiutasse a fare magari un corto o qualcos'altro. E essendo comunque l'audiovisivo un lavoro di collettivo, un lavoro di team, no? Quindi mi dedicai alla fotografia. Avevo letto su un libro che Kubrick, prima di fare il regista, faceva il fotografo. Quindi ho detto, ma se a lui ho fatto bene, magari fa bene anche a me. Quindi iniziai a fare fotografia,
e finii in un ambito particolare, un po' nerd, è quello della fotografia di cosplay. Oh, ok. Perché Molto stavo di nicchia, insieme, molto esatto, verticale. stavo insieme a una ragazza che era una cosplayer molto famosa all'epoca, tra le più famose del mondo. Io da fotografo con lei avevamo sviluppato questo progetto, avevamo iniziato a viaggiare nel mondo, alle convention in Messico, in Brasile, giravamo il mondo con lei come ospite, io che facevo anche da manager, quindi ero sia il fotografo, però avevo anche sviluppato un po' queste capacità manageriali, finché poi, sai com'è, no? Ci si lascia, finisce un po' tutto e si va per altre strade, ma quello non è un problema. Però in quegli anni lì, fino al 2008, mi ero skillato un sacco con queste cose qui. Quando conobbi Maurizio, E quindi in che anni siamo? siamo nel 2009, 2009, 10, poco dopo. io già lavoravo da qualche anno in Rai, io ho lavorato 10 anni in Rai e facevo il montatore. E ci siamo trovati e quell'istinto creativo, no? Di storyteller, di voglia di fare qualcosa. E la mia mancanza di avere persone skillate in altri ambiti che potessero, diciamo, completare le mie skill per creare un progetto collettivo, trovando lui, trovai un pezzo importante che mi mancava, cioè chi aveva il carisma e la capacità di trasmettere quelle emozioni, quello storytelling che potevamo creare insieme al pubblico. Quindi, trovato Maurizio, poi è stato facile anche lavorando in Rai, conoscevo tante persone con cui collaboriamo ancora oggi, che sono diventate parte del team, e mettemmo insieme il team di Cotto e Frullato, fondamentalmente. L'idea era un po', io avevo un embrione di idea, poi ne discuti, quindi si aggiungono Idee, altri si parla, si pezzi e chiacchiera. si costruì questa cosa qui. E YouTube divenne l'ideale sistema di distribuzione. Non ci siamo arrivati subito a YouTube, è stato un po' un processo perché in quegli anni, era il 2012 quando iniziamo a metterla Perché la insieme. puntata zero l'abbiamo girata a maggio del 2012, sì. Sì, Ok, e Cotto e Frullato partì poi a gennaio 2013, però in quegli anni lì non guadagnavi niente con YouTube, cioè, parlando di soldi non zero, già all'epoca zero. parlare di soldi. Parlare di soldi Soldi, ogni YouTube volta che si può, zero. citate soldi. Pensa che nella puntata, scusa, piccola parentesi, Vai, vai. nella puntata dove io mi sfogo la famosa linguina allo scoglio col vino bianco e parlo dei famosi 71 euro, era perché veramente noi quel mese con tutte le views di YouTube facevamo 71 euro. No, Mazza. forse addirittura in 6 mesi avevamo fatto target da 70 Sì, comunque euro. a quel momento lì avevamo 71 euro di YouTube. Però c'è anche un lato positivo in questa cosa, e cioè sapendo che non entravano abbastanza soldi, ci dovevamo ingegnare per trovare fonti di finanziamento, di Sostentamento, ricavo. cioè Cioè, sì, di finanziamento ricavo o per finanziare il progetto perché eravamo in 10, perché comunque tanti. per l'epoca in cui erano tutti Se una tu persona davanti consideri, alla esatto, se webcam. tu consideri che noi siamo nati con Cotto e Frullato con un prodotto televisivo, tra Sì, virgolette, portato con assolutamente. una sigla, un set, le luci, doppia camera, insomma, quando nel 2012-13 YouTube era fondamentalmente una webcam, anche una camera di buona qualità, ma era nel 90% dei casi una persona davanti alla web che parlava e vloggava. Noi abbiamo portato un prodotto diverso e di conseguenza chi ci lavorava eravamo Sì, tieni appunto. conto che c'era lui in camera, c'ero io alla regia e scrivevo anche le puntate, poi c'erano due, c'è cioè un cameraman, un direttore della fotografia, un fonico, una o due persone in produzione, in grafico, e poi c'era chi aveva fatto le musiche, chi faceva Che VFX, era sempre il che fonico. Vabbè, erano. comunque eravamo circa 10 persone, quindi che fai? Era un team 7 euro e 10 allargato. a testa. In realtà L'ordine, era un passion project, quindi nessuno prendeva niente, non guadagnavamo niente, non ci pagavamo. Addirittura ci fu un momento in cui, andando avanti, avevamo accumulato un piccolo tesoretto che era veramente 1.000 euro da non però stare. sono sempre stati reinvestiti, sempre. L'intento era: ok, compriamo un microfono migliore, compriamo questo, compriamo le luci, compriamo. E un giorno tutto il team si mise insieme e mi fanno: ma perché non possiamo neanche pagarci una cena? E Non ci io dico: devo ragazzi, pagare. se possiamo pagarci una Era un cena. Mac, 7 ore 10 era un Big Mac, un No, dico, menù. io posso anche, cioè,
pagarci una cena tutti, però poi abbiamo finito tutto il budget, non possiamo comprare nulla, non... cioè ditemi a che serve. Investiamo quei soldi, compriamo merchandising, andiamo a Lucca Comics e la vendiamo. Cioè, era più saggio, prendiamo 1000 euro e diventano magari 10.000. E fu complicato perché poi sai, essere, cioè io ero comunque alle redini di un progetto su cui era costruito sulla fiducia, no? Sì. E quando ci sono i soldi di mezzo, la fiducia sì, è sempre così. Poi sai, ognuno avendo ognuno il proprio ruolo, giustamente dopo un po' era diventato come un sì, ma io sto lavorando perché non mi torna indietro niente. Magari a me tornava indietro visibilità perché ero il frontman, però magari ad altre persone, al fonico, cioè, giustamente io però non mi torna indietro qualcosa. Nel momento in cui appunto dalla passione si passa ai soldi, entra questo pensiero qui. Però ti dico, la nostra mentalità, proprio come sta dicendo Paolo, è sempre stata quella di reinvestire. Io ti dico che essendo partiti con Cotto e Frullato a metà 2012, col progetto, no? Con la puntata zero, e poi andando in onda su YouTube da gennaio 2013, mi ricordo ancora che nel 2017, quindi 4 anni dopo, Paolo mi fece un bonifico di 1000 euro. Per dire, oh, possiamo dividerci dei soldi. No, facevamo 1000 euro a testa a tutti quelli del progetto quando chiudemmo il progetto e quindi smantellammo il tesoretto che era rimasto. Ok. Dopo Scott, frullato, voglio tornarci perché ci sono un po' di cose che sì, voglio chiedervi. Per chiudere il discorso, sì. Quando noi iniziamo, se tu guardi Cotto e Frullato, dalla prima puntata, lui alla fine vende le magliette. Ed era una cosa che adesso forse sembra normale, ma all'epoca non lo faceva nessuno. No, esatto. Tanto che io parlai con uno youtuber, che eravamo entrati in contatto per amici in comune, con uno youtuber che all'epoca era tra i più grossi in Italia. Sì. Ora non lo è più, però all'epoca era fortissimo. E lui mi disse, fighissima la cosa che fate, bellissimo, però l'unica cosa che non capisco è perché vendete queste magliette alla fine, è brutto, che, perché dovete fare questa cosa, ma quante ne vendete? Faccio, guarda, ne vendiamo poche, però credo che sia importante perché quelle puntate rimarranno lì per anni e avere questo placement e poter anche avere un introito dal merchandising, secondo me è una buona idea. In America lo fanno, non vedo perché non dobbiamo farlo noi. Fast forward, a fine progetto, il merchandising è stato uno degli introiti più grandi che ha fornito il progetto. Cioè circa metà di tutti gli introiti generati in quei 4 anni, 5 anni di progetto sono derivati dal merchandising. No, neanche io sinceramente l'avrei detto. In particolare i grembiuli. Sì, il grembiule era molto iconico, quantitativo. Era iconico e soprattutto ce l'avevamo solo noi. Cioè se tu volessi regalare un grembiule, grembiule brandizzato, cioè il nostro era iconico. La maglietta c'è più comunque. Ce l'hanno tutti. Grembiule c'è la maglietta, il grembiule no. Ok. E dopo ci ricongiungiamo qui. Adesso però, Maurizio, andiamo a te. Torniamo indietro a te questa volta. Io, vabbè, anch'io parto dalla Puglia, Toscana, fino a Milano. No, anch'io questo escurso italiano come ha avuto Paolo. Io da ragazzino ho sempre voluto fare il doppiatore. Io volevo fare la voce dei cartoni animati da quando ero piccolo, perché riconoscevo le varie voci, ho detto, lo voglio fare anch'io. Il mio pensiero si sviluppa tutto quanto col capire come, che funziona, cosa serve. Quindi la dizione, la recitazione, la formazione attoriale, cosa che poi è venuta nel tempo con i laboratori di teatro alle scuole superiori, finché dopo le superiori mi sono messo una piccola somma da parte lavorando a Mediaworld e mi sono trasferito a Milano dove ho iniziato a frequentare il CTA, il Centro Teatro Attivo. Studia, corsi, si inizia a fare provini. E mi ricordo ancora, a te piace parlare di cifre, ho capito. Sì, soldi, più tu soldi. Tu considera che io, cos'era? Nel 2007, io mi sono trasferito a Milano l'11 gennaio 2007, con 3.000 euro da parte, perché che per me, a 21 anni, 20 anni, non ce l'ho i soldi. Sperperati tutti prima dell'estate. Hai 20 anni, te ne vai di casa. Quindi già metti il braccino. Ah, io spero. Sì, ma tu ce l'hai a 40 anni il braccino corto, io sperperavo a 20. No, io ce l'avevo anche a 20. Allora è un problema tuo. Ma di solito se parti così a 20 rimani così. Anzi, magari si accorcia.
Fatto sta che in realtà avevo fatto qualche lavorino, quindi mi era rientrato qualche soldo, passa l'estate, mi ritrasferisco a Milano con una mentalità diversa, inizio a lavorare part-time da Footlocker, mentre lavoro part-time faccio il corso, continuo a fare i corsi, continuo a fare i provini, continuo a fare tutto, avevo perso 10 kg in quel periodo lì. Insomma, vado avanti così fino ad aprile del 2008. Aprile del 2008 fanno i provini come voce di canale di Roll Music, canale che non esiste più, adesso c'è DJTV, ma all'epoca c'era Roll Music. E vinco questo provino, settimo cielo, il mio vero primo provino che avevo vinto, mi fanno il colloquio. Vado a fare questo colloquio, io ad aprile 2008 avevo 21 anni, ne avrei fatti qua a settembre 22, quindi ero uno sgarzellino, uno sbarbatello. Vado a fare questo colloquio e mi fanno: guarda Maurizio, il contratto prevede questo, tu vieni una volta a settimana, il mercoledì mattina, e ci dai promo, però più di 1.200 euro al mese non possiamo darti. Io lo guardo, aspetta, aspetta, devo venire una settimana, un'ora. Sì. Voi non mi potete dare di più e mi state chiedendo scusa se mi date questa cifra, cioè penso. Va bene. Ok. Quindi, mi prendo queste 1.200 euro. Questo era il primo lavoro da dottore. Il primo lavoro da dottore. Beh. Ufficiale, con un vinco, un provino vinto, poi ho fatto qualche tornino di videogiochi, magari dei Call of Duty, dove lo clavo, mi sbocciavo per 200 euro, no? 150 euro, poi dipende da quello che fai. E quindi sono andato da Footlocker e dico: grazie a tutti, ciao. Lavorando un'ora a settimana e avendo una cifra dignitosa, per vivevo con altri due ragazzi, quindi condividevo la casa, avevo delle spese, non avevo delle grandi spese, ho avuto tutto il tempo di continuare a studiare e soprattutto di fare più provini, finché insomma il doppiaggio non è poi a fine 2008 diventato il mio lavoro unico vero, che mi ha permesso di mantenermi. Allo stesso tempo frequentavo da sempre l'ambiente cosplay. Io ho iniziato a fare cosplay nel 2002 a Lucca Comics, più di 20 anni fa, e proprio in occasione di una gara cosplay dove ero ospite in quanto sì, che poi devi sapere che prima del canale di Cotto e Frullato io posso dire cazzeggiavo. Puoi dire tutto. Io cazzeggiavo su YouTube, sul mio canale, facevo le live, che si potevano fare live da 4 ore su YouTube, penso. E io facevo un botto, non c'avevo nulla da fare. Che non avevo niente da fare. Adesso 4 ore di live per me sono da spararmi, ma anche mezz'ora forse non è il tempo. Ma io non facevo niente, facevo ste live. Quindi avevo qualche persona che sapeva chi ero, no? Poi nell'ambiente del cosplay comunque mi si conosceva. Ed ero in giuria a Torino Comics, tra le giurate insieme a me c'era Nadia SK come cosplayer, Nadia Baiardi invece, che tuttora fa parte del nostro team, che è una mia amica, e lui era venuto a prenderla, lui era venuto a prendere Nadia. Lì, che era anche una mia amica. Che, perché è una nostra amica Nadia, da 20 anni, forse 15 anni, 20 anni. E lì nel 2009 lui è venuto a prendere Nadia, Nadia mi presenta Paolo. Paolo, no, mio amico fotografo, ciao, piacere, piacere. E lì ci conosciamo. Fatto vuole che, insomma, cominciamo a scriverci e da lì, insomma, quando uscivamo e capitava di vederci, c'era questa sinergia creativa. Lui mi parlava di cortometraggi, io comunque ero un attore. Siccome lui ha detto che gli mancava quel tassello dove poter incanalare la creatività, che fosse poi in grado di esprimerla, a me mancava l'altro, cioè l'altra parte. Sapevi esprimere. Io so esprimere, sono attore, so recitare, ma io non, se mi dici fai un'inquadratura, cosa? Certo. Noi abbiamo in cantiere ormai da più di 10 anni la leggendaria puntata brutta, che un giorno verrà fatto. Noi abbiamo una puntata brutta dove ognuno copre una, cioè la dovrei montare io questa puntata. Sarebbe meraviglioso, che non capisci nulla probabilmente, io non ho idea. E quindi insomma ci siamo trovati proprio come lo yin e lo yang, veramente, te lo giuro. E da lì poi è nata l'idea di fare questo, di fare quello, finché poi nel 2012, appunto, parlando e chiacchierando, io mi ricordo ancora che lui, perché un nostro carissimo amico, uno dei miei migliori amici dell'epoca, Francesco Sanseverino, aprì questo canale YouTube, no, dove facciamo i cap, le cicatrici, ora è un mostro, adesso fa dei lavori incredibili anche in animatronics. Ho iniziato con le cicatrici con la plastilina, adesso fa gli animatronics per i film, cinema, quindi figurati. E Francesco aprì questo canale e io ero spesso vittima di Francesco, nel senso che mi aveva due facce di Batman, Lizard, di Spider-Man, mi truccava anche pesantemente, Majin Buu, di tutto mi ha fatto.
quindi parlandone, ma sai, esiste questa cosa, YouTube, la piattaforma, carichi i tuoi video, ma sì, ma dai, se quel progetto che volevi fare lo facessimo su YouTube, non lo so, ma non mi convince, ma allora forse conviene se facciamo una serie, sì, ma che serie facciamo? Insomma, brainstorming, io all'epoca mi frullavo la colazione perché insomma era veloce. Cioè davvero? Sì, sì, sì. Ma colazione vera? No, era latte, cereale, banana e proteine. Buona! E poi avevo detto lui una volta, mi diceva, pensa che ti frulli la pasta. C'è una cosa che danno che hai fatto con la base. Tieni presente che ora sembra automatico fare un progetto del genere e metterlo su YouTube. Sì. All'epoca no, perché c'erano anche altre piattaforme, c'era MSN che pubblicava, c'erano i portali che pubblicavano video Google. Sul portale, c'era Google Video. Google, no, Google e YouTube. Ora? No, era già. Era già? Sì, credo sia stato già acquistato, era già stato acquistato da YouTube, okay, allora da Google, YouTube da Google qualche anno prima, però c'erano anche altri, c'era Yahoo, c'erano altre piattaforme, quindi la mia prima idea era... Vimeo all'epoca era molto forte, cioè. Però Vimeo era già, tu dovevi caricarti, era una piattaforma di distribuzione. Io avevo provato a coinvolgere dei portali che potessero acquistare, finanziare il progetto e metterlo sul portale, okay, come produttori. Ovviamente porta in faccia. E io l'estate del 2012 andai tutta l'estate in America, io andavo spesso in America l'estate, e conobbi un gruppo di ragazzi che facevano YouTube, che si chiamano Corridor Digital, non so se tu li conosci. Quelli degli atleti speciali? Sì. Esatto, okay, proprio loro. Li aiutai a fare un po' di video, infatti io appaio in alcuni loro video del 2012. Questi li voglio vedere. Sì, sì. Gli sparano. Mi ammazzano più volte. Gli faccio dei backstage fotografici, faccio la comparsa nelle foto, gli aiuto a fare il color grading dei video, condividiamo... insomma, pareri, tecniche, eccetera. Io ero rimasto abbastanza colpito da un fatto. Io andando a lavorare con loro, a fare le cose con loro, pensavo che avrei imparato un sacco di cose. E mi rendo conto che invece più delle volte ero io a insegnargli cose. Perché comunque io venivo da un background professionale in Rai ed ero uno che comunque aveva studiato tanto. Loro facevano le cose più a sentimento. Gli americani sono un po' così. O sono mega tecnici oppure si buttano e imparano sbagliando. Loro imparavano sbagliando, però lo facevano in maniera figa. E la cosa che mi stupì, dovevano fare un video dove c'era... Quello della piscina. No, era un video con dei cosplayer. Era tipo personaggi dei videogiochi che si ritrovavano tutti insieme e combattevano. Quello del parkour. Quello del parkour. Chiamarono... Okay. Volevano chiamare un tizio che aveva il costume di Assassin's Creed e faceva parkour. Aveva fatto un video, era diventato virale, dove lui faceva parkour vestito da Assassin's Creed. Solo che questo tizio abitava dall'altro lato d'America. E per farlo venire a Los Angeles, entro tra l'altro una settimana che dovevano fare le riprese, dovevano pagargli i biglietti aerei. Certo. Loro dissero, non c'è problema, scriviamo a Intel che ci finanzia il video così lo... Così li paghiamo tutti. E lì, lampadina. E, cioè, ora sembra normale che tu... Ora lo è. Non lo era all'epoca. Forse in America, ma nemmeno tanto. Quindi pensai, se qui funziona così adesso, nell'arco di 5 anni funzionerà così anche da noi. E guarda caso, nel 2017 io ho lasciato il mio posto fisso in Rai per... Diciamo, avevamo già aperto The Best Man. 2015 era aperto The Best Man. È diventato il mio lavoro. Quindi è così, o almeno era così, spesso è così. Alcune cose quando funzionano bene in America o comunque all'estero, poi noi siamo un po' fanali di cose, arriviamo un po' dopo. E quindi siamo arrivati a Cotto e Frullato. Cotto e Frullato, l'inizio però era... Io lavoravo ancora in Rai, cioè quindi i primi 2 anni di Cotto e Frullato... Io non ho mai smesso di fare il doppio tuo, certo. No, mi dovrei anche giostrarmi con gli altri. 13, 14, 15, 16, 17, 5 anni di Cotto e Frullato, io lavoravo anche in Rai, quindi e lui, vabbè, tu continui ancora a fare il doppio, sì, però meno all'epoca lavoravi tantissimo, quindi Cotto e Frullato giravamo la sera. Sempre la sera. Finivamo, a volte, alcune puntate di Cotto e Frullato abbiamo finito di girare all'alba. Cioè, alle 6. L'ultima puntata della prima stagione abbiamo finito alle 6 di mattina.
Ammazza. Sì, perché era esterna, doveva essere notturna, eravamo più inesperti. Totalmente. E quindi tutto andava male. Con questa cosa che mi hai detto dei corridor che ti hanno un po' acceso la lampadina della sponsorizzata a un video, già mi è più chiaro, però voglio stressare questo punto. Dai. Cos'è che vi ha fatto dire investiamo così tanto tempo e tante risorse per creare qualcosa che su YouTube comunque, diciamo, non si vede perché era sovradimensionato rispetto a quello che c'era? Cioè, cos'è che vi ha fatto dire ha senso, c'è un qualcosa che giustifica questa scelta? Perché io cercavo un'idea che potesse funzionare, ma che allo stesso tempo ci divertisse e ci desse la possibilità di fare qualcosa di creativo. Qualcosa che ci desse soddisfazione, che non era per lui andare a doppiare una telenovela o un cartone, una roba di cui non gliene fregava niente, e per me di non lavorare a una roba della Rai di cui non me ne fregava. Lo facevamo per divertirci. Mm-hmm. Cioè, veramente era lo facevamo per divertirci, perché lui... E per divertire. E per divertire, ovviamente, ma nel momento in cui ti diverti, sì, il pubblico si diverte, è una cosa di comunicazione empatica. Lui perché voleva uscire da determinati schemi di lavoro e quindi liberare la fantasia in cotto e frullato, io perché non volevo stare più dietro a un microfono, ma davanti a una camera. Quindi no? Era più uno sfogo. Era più uno sfogo. Però ponderà, cioè le domande che fai tu è... A quel punto perché mettere in campo tutto questo dispiegamento di forze? Volevo, la mia idea era, facciamo una cosa che sembri televisione, ma non è televisione. Facciamo un prodotto, vanno tanti programmi di cucina, adesso facciamo un prodotto che sembra un programma di cucina, così la gente dice, ah, un programma di cucina, lo guardo, ma non è un programma di cucina. Poi ha dei risvolti, ha delle cose che vanno al di fuori, è una rottura, è un... Non tanto una parodia, quasi oltre la parodia, perché creava dei meccanismi nuovi, aveva anche poi dei meccanismi narrativi che venivano inseriti a sorpresa andando avanti, quando ormai era agganciato dalla serie. E l'aspetto doveva essere televisivo in modo che funzionasse il contrasto con un linguaggio che poi non era televisivo. Certo. E quindi l'idea era un po' quella. E inoltre ci dava la libertà di fare veramente quello che volevamo. Perché se c'è una cosa diversa da oggi, che 10 anni fa su YouTube potevi fare veramente quello che volevi. Anche c'erano degli sponsor. Sì, diciamo, anche oggi con gli sponsor sei un po' più libero. Però YouTube gliene fregava meno di quello che facevi. Sì, no, non c'era la clausola che ora c'è, cioè il sistema in cui se tu fai qualcosa di parecchio sconveniente ti viene il dollaro giallo, no? Così, una parola in più. Quindi il prodotto, il video viene distribuito meno. Cosa di violento. Sì, cioè noi facevamo un video dove c'era sto torturatore che l'ho detto, cioè... Avevo la mano nel frullatore. Erano abbastanza... Vengo accoltellato, cioè... Ricordiamo che era tutto vero, cioè non era tutto verissimo, si scrive, faccio un altro Maurizio. Era questa sorta di realtà parallela, però era... Avevo inventato il multiverso prima di tutti noi. Chi guarda Cotto e Frullato, guardate Cotto e Frullato, noi abbiamo inventato il multiverso. Sì, c'era tutto il discorso del multiverso inserito in tempi non so, cioè che poi non è niente di nuovo, ho copiato da altre cose. Cioè, ovvio, sì, però adesso è il boom. Adesso sembra, fatto vedere a uno dei montatori nostri, il puntato di Cotto e Frullato in cui sono universi paralleli, ho detto, Marco. Sì, ma Marco ammette, non mi ricordo, i ragazzi più giovani, ma incredibile, cioè già avevate schedato avanti. E quando è che vi ha cliccato e avete detto ok, può essere qualcosa di più di uno sfogo, di divertimento? Questo è quando abbiamo fatto 10.000 iscritti, me lo ricordo ancora. No, ma lui dice che potesse diventare, cioè che potesse lavoro, diventare un lavoro, sì, però sai, quando abbiamo fatto 10.000 iscritti io mi ricordo che ci telefonammo, diciamo, oh, sì, è successo. Non ce l'aspettavamo questa cosa, cioè non era, magari non ce l'aspettavamo, non lo so. Però non era il progetto, io personalmente, ecco lì ho realizzato, quando facevamo 10.000 iscritti, ho detto aspetta, ma può diventare qualcosa di più, che poi diventasse quello che è attualmente, non lo potevo immaginare. Però già mi avevo visto che si stava disegnando qualcosa, una strada, una via, un possibile percorso da prendere. E in che anni siamo più o meno? 10.000 iscritti penso il primo anno. 14. L'anno dopo. Un anno dopo. No. Ci abbiamo messo in botta. Sì, anche il discorso lì ci voleva pazienza, andavamo avanti. Però ogni piccolo traguardo lo festeggiavamo. Però per darti un'idea della questione economica, cioè dal mio punto di vista poi, io lavoravo in Rai, quindi avevo lo stipendio discreto, niente di straordinario, ma neanche, cioè ci trattavano comunque bene, con la flessibilità che quando... Cioè, riuscivi a farti dare dei giorni liberi o
avevi diverso tempo durante le 8 ore lavorative in cui non avevi da fare niente, io magari aprivo il portatile e mettevo a montare le puntate, quindi c'era una, era un punto di vantaggio, diciamo. Parallelamente inizio a lavorare anche nella moda come regista, prima come montatore e poi come regista. E mi capitò per caso, e qui eravamo sempre nel 2010-11 iniziai questa cosa, quindi lavoravo in Rai, durante il giorno montavo le puntate di Cotto e Frullato, poi giravamo, poi magari 10-11 mi chiamavano, no, dopo sì, però inizialmente mi chiamavano per andare a fare magari la regia di una, mi ricordo la prima volta andai a fare la regia di una sfilata a New York, la Fashion Week di New York, pagato, dovevo andare lì 3-4 giorni, tra i 1.000 e i 1.500 euro, quindi poco, però era la prima volta che andavo a sostituire un regista che aveva fatto overbooking e l'avevano chiamato per andare a New York, quando lui in realtà doveva essere a Shanghai. Doveva essere a Shanghai, sarebbe stato l'ultimo. Sì. E quindi loro erano nella merda, e 3 giorni prima mi chiamano e fanno, tu parli inglese, sei skillato un po', cioè io non avevo mai fatto regia di una moda, montavo le sfilate. Riesce ad andare, quindi io chiedo i giorni, vado a New York, mi ricordo quel momento perché per me, io in quel momento lì, quando sono arrivato a New York, c'era il tizio col mio nome sulla lavagnetta, io salgo nella limousine e lui mi porta all'hotel, io guardo i grattacieli di New York e dico, io adesso sono un regista, io prima non l'avevo mai detto, sono un regista. Da lì mi inizio, andò benissimo, mi iniziano a chiamare più spesso per fare queste cose, vai a Tokyo, vai a Hong Kong, e inizio a farmi pagare di più. Inizio, che ne so, per, vado via 3 giorni e faccio 2.000 euro, poi inizio ad arrivare a 3.000 euro. A un certo punto ero fuori mercato, perché i budget della moda scendevano sempre di più e le mie richieste non erano più accolte, quindi mi dicevano no, costi troppo, puoi venire per meno, un po' mi seccava, perché non volevo fare un passo indietro. E piano piano quella cosa lì inizio un po' a abbandonarla. Però arriviamo al 2000, e lì, vabbè, lì l'ho abbandonato tardi. Più tardi, perché anche mentre facevamo Cotto e Frullato, mi ricordo che l'ho abbandonato perché nel 2015 Cotto e Frullato, momento epocale. Vero. Nel 2015 abbiamo aperto The Best Blend, e l'abbiamo aperto perché arrivò un cliente per la prima volta che ci pagò per 8.000 fare 8.000 euro. 8.000 euro, però in realtà andò così, loro ci chiedono per che cosa, cos'è che dovevano fare? E dovevano fare un video brandizzato. Un video, ok. Un video brandizzato. Mi chiedono quanto volete per fare questo video brandizzato? Quanto possiamo dire? Non ho idea. E gli dico, guarda, possiamo fare un video così 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 per 5.000 euro. E loro mi rispondono, ah ok, perfetto. Okay. noi come ok, perfetto? Dice, no, non va bene, mi dovevano dire, no, è troppo, ho chiesto troppo poco. Allora gli riscrivo, gli faccio... stavamo brainstormando, abbiamo pensato che potremmo aggiungere questa scena e quest'altra cosa con VFX, però costerebbe 8.000 euro. Che ne dite? Ok, perfetto. E lì, no, dovevamo dire 10. Diciamo che avevamo una serie di elementi di elementi di allineamenti di pianeti con questo cliente per cui potevamo fare questa cosa qui. E per fatturare questi 8.000 euro, siccome io sarei uscito dal regime forfettario, all'epoca era 35.000, sarei uscito e ho detto, poi dobbiamo fare una cosa, apriamo una società. Abbiamo aperto la The Best Blend, che poi è il significato, è la miglior miscela, no? Il blend, il frullato, quindi tutto riporta un po' alle nostre origini. Lenti, no? di mescolare, perché poi la frullanza, cos'è la frullanza? Se non l'unione di ingredienti provenienti da ogni parte del mondo per racchiuderli in un'unica energia. È la stessa, a me. Poi c'è anche il discorso, c'è questa citazione Blender, certo. Che ci piace, che strizzi l'occhio all'origine. Esatto. Di quei famosi 8.000 euro. E quindi diciamo quello è stato un altro passaggio in cui... Sì, il problema è come facciamo a ottenere questi 8.000 euro, dovremmo aprire la società. Tra l'altro aspettammo anche un paio di mesi. Sì, mi ricordo. Con questi che dicevano, noi vogliamo pagare 8.000 euro. Aspettate un attimo, perché poi il video era già uscito. Sì, sì, però da lì, la cosa che ti posso dire è che da lì quasi ogni anno più o meno si è riusciti circa a raddoppiare il fatturato. Cavoli. No. Ora meno perché... No, aspetta. Ora meno perché raddoppiare è complicato. No, ora meno. Ai primi anni non era per due. Cioè,
No, ma pure per 3, per 4 ciccio. No, sempre per 2. Ho fatto tutto, chiaramente migliaia di euro più, migliaia di euro meno. Ma no, guarda, dopo te lo faccio rivedere. Io sono sempre lì a guardare i numeri. Magari non torna. Calcola l'IB, 8, 16, 32, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Il secondo anno 14, poi, cioè, no, però più o meno quasi, quasi raddoppiare il fatturato, perché è una roba come della tua faccia che hai fatto prima, non è una cosa E per ora è una costante. Ora no, diciamo l'ultimo anno, gli ultimi anni, chiaramente poi si va la curva un po' abbassare fisiologica. Se volete posso incordire delle cifre? 1,8. Invece no, che per 2 fa per 1,8. No, vabbè, stiamo... Il 22 è già chiuso? Il bilancio? Il 22... Sì. A fine mese? Sto aspettando. Ma due cose. Perché sì. Ho fatto... Cioè, c'è stato un po' di... Diciamo che è complicato ultimamente gestire le spese di Amazon, perché... Non sempre ti arriva la fattura. Sì, anche a me, c'è come giornalista che mi scrive, ma di questa roba che mi metto a 3 euro? Sì, dove è la fattura? No, ma manca la fattura adesso. Due settimane a trovare le fatture delle nuove... Appello ad Amazon. Appello ad Amazon, sistemate queste cose, che è vergognoso. Cioè, Amazon Business non è business, Amazon farlocco, cioè fate qualcosa. Però a parte questo, no, comunque... I problemi poi diventano altri, cioè mano a mano che si cresce i problemi... Sì, perché poi all'inizio The Best Blend la sede era a casa sua, cioè dove giravamo anche i video con lo sfondo, quello col muro. Sì, erano anche i costi. Era casa sua, adesso abbiamo una sede, abbiamo degli uffici, abbiamo dei collaboratori interni, insomma, i costi e le spese sono molto aumentate. Stiamo strutturando, però ci dà anche la possibilità di fare un sacco di cose in più. La svolta, sì, l'ultima svolta importante è stata nel 2021, quando abbiamo aperto i nostri studi. A quelli a Milano? Sì, a Milano, sì. Okay. Dopo al 2021 ci arriviamo. Io prima di passare a, diciamo, il canale di oggi, che non più Merluzzo, cioè non più Cotto Frullato, volevo farvi vedere questa cosa che ho trovato l'altro giorno, perché mi si è bruciato un hard disk, quindi ho dovuto cercare di recuperare tutte le foto vecchie che avevo, e ho trovato questa, che è abbastanza divertente. Siamo nel 2013 e siete voi? No, no, vabbè. Io non me ne ricordavo più. C'è un Paolo con i capelli ancora. Ma qui è la bomba. No, qui è un Games Week. È una Games Week, però non mi ricordo l'anno. 2013. Cioè la maglietta di Blend the Children. Sì, la maglietta che poi lanciamo in Blend the Children, no? Che è questa campagna. Però questo secondo me fa anche capire il fatto che venite entrambi da quel mondo lì, cosplay, videogiochi, sì, nerd. Cosplay, videogiochi, nerd, ma infatti noi parliamo tanto comunque poi di cinema, di videogiochi. Perché ti sto guardando male in questa parte, sto squadrando. Stai dicendo, ma perché sto ragazzino con la camicia aperta? No, ma in realtà me l'avevi aperta tu. E poi ho ricostruito. Cioè c'era una mezza violenza, molestia. Vedi, Mauri ha già la faccia da molestato. Sì, sì, sì. Pedo male. Io sono tutto divertito. Mi dissocio da No, bello. Vabbè, comunque, niente, lo trovate, mi sembrava divertente come cosa. E tu, vabbè, io avevo Blend the Children, ma tu avevi Fight for Haiti. Sì, sì, che ero andato da Haiti e ho fatto un video in cui, no, tanto è stata una delle esperienze più belle, non c'entrava poi niente con Cotto Frullato, però quando avevamo la possibilità di andare in giro da qualche parte e fare un video per il canale che fosse diverso. Sì, sparavamo con la musica. Vabbè, questa, sì, dopo l'autografo così quando diventava famosissimo. Questa la teniamo così adesso. Non so se ci imballa il blu, sai? Forse con i riflessi meglio. Dici, allora, teniamola giù. Vabbè, e quindi poi, diciamo, l'esperimento Cotto Frullato aveva iniziato a dare i suoi frutti. E come arriviamo al canale di Maurizio? Arriviamo al canale di Maurizio perché ci rendiamo conto. C'è in mezzo il fottutissimo crowdfunding. Esatto. Esatto, su quello volevo arrivarci. Questo è parte concreta, è il fulcro del motivo. Raccontateci appunto. Diciamo che ci siamo trovati a un certo punto dove volevamo spaziare. Ok, sono anni che facciamo Cotto e Frullato, ma potremmo fare questo, potremmo fare quello. Ma nel momento in cui hai un canale che si chiama Cotto e Frullato ed esci da quel prodotto che sei abituato a dare al tuo pubblico, e il pubblico non ti guarda. Perché dice, io sono iscritto a Cotto e Frullato perché voglio Cotto e Frullato, se mi devi un'altra cosa non mi interessa. E noi ci sentivamo un po' in gabbia, ci sentivamo un po' vincolati perché non potevamo esprimerci in altro modo. Arrivati a un certo punto, dopo una cena, mi ricordo ancora, a casa di un nostro amico, ci siamo guardati e abbiamo detto
chiudiamo con The Flood, facciamo un film. Facciamo un film. È l'unico modo per poter dare una conclusione e poi si riparte. Poi vediamo, si riparte. Perché io all'epoca avevo il mio canale personale, quello che adesso è il canale insomma principale con Maurizio Merluzzo, che aveva 30.000 iscritti ed erano semplicemente iscritti passivi dovuti a live, cazzeggio su YouTube e commentare i video di Cotto e Frullato. Okay. Quindi mi sono ritrovato con questo canale per osmosi. Per osmosi, perché doppiavo quel personaggio lì, allora la gente lo sapeva, si iscriveva, caricava qualche video così, ma roba buttata veramente, roba da 2.000 visualizzazioni. Però sto canale c'era 30.000 views. Ho detto, Paolo, facciamo il film e poi prendiamo questo canale che ha una base e iniziamo con quello che è. Perché io poi ci avevo già in mente questo progetto, che poi in realtà in questo momento è uno dei progetti più forti, che è l'anime dei videogiochi tua, dove gioco ai videogiochi con i doppiatori, che mi venne in mente una sera dove Gianluca Iacono era effettivamente il doppiatore di Vegeta, era effettivamente ospite a casa mia, pizza, birra e videogiochi. E lì mi sono detto, ma perché io queste cose non le filmo? E quindi fu un'idea. Però ecco, quello che ci ha fatto dire, ok, mettiamo tutto l'effort che ci è rimasto e tutta la voglia di fare il Cotto e Frodo, mettiamola, è stato il film. Mettiamola tutta qua dentro, andiamo al massimo, spremiamoci e poi respiriamo e vediamo cosa possiamo fare. Anche se, paradossalmente, in realtà quel canale lì era già iniziato a crescere durante le riprese del film. Perché proprio durante le riprese del film uscì il video con Gianluca Iacono dove giocavamo a Dragon Ball. E mi ricordo che per un canale con 30.000 iscritti fare 400.000 views in 4 giorni, io ce l'ho le mani nei capelli, non ci credevo. Sì, sì. Ma anche oggi. Oggi è impossibile, cioè, oggi lo fai con 1 milione di iscritti, 400.000 views in 4 giorni, se sei fortunato. Perché oggi YouTube è un po' diverso. O hai lo spintone, la cosa eclatante. Gira in un altro modo. Però sì, perché ho detto fottutissimo crowdfunding? Non chiaramente... Che è una scelta, scusa, dopo mi dici, ma è una scelta strana per una persona, cioè per un gruppo che finora si è sempre basato su introiti, diciamo, di sponsor, passivi. Cioè, di fatto era quasi la prima volta che chiedevate soldi al pubblico. Sì, ma era il 2016. Ok. Non, in realtà non è che avevamo poi fatturato chissà quanto. Fino a quel momento, anche perché ricordo che i primi 1.000 li ho visti nel 2017. Ah, benissimo. Cioè, se nel 2015 avevamo fatturato 8.000 euro, nel 2016 non è che stavamo... Forse 14. Però il fatturato del 2016-17 lo facevamo col crowdfunding. Nel senso che splittammo, noi pensavamo, ok, facciamo un film per chiudere Cotto e Frullato, ok, figo, però dobbiamo fare una cosa bella, una cosa che va oltre quello che abbiamo fatto Cotto e Frullato, ci servono dei soldi, facciamo un crowdfunding, ma in Italia nessuno li conosce, i crowdfunding non funzionavano. Ho detto, va bene, saremo noi i primi a farlo funzionare, quindi ci studiamo, mettiamo in piedi una cosa che potesse funzionare, chiaramente pensando a come farla funzionare al meglio, la lanciamo con un goal di 39.000 euro, che non sono tantissimi, però per l'epoca, per un progetto del genere, per l'epoca erano una cifra astronomica per come era vista dal pubblico. Iniziamo il crowdfunding e le cose non stavano andando bene. All'inizio del crowdfunding, la prima metà del crowdfunding, le cose stavano andando malissimo. A me non piace fallire. Sai quando si dice... godi del fallimento perché ti insegna qualcosa, sì, no. È vero, ma non mi piace, e quindi dico, no, i successi non sono male, diciamo. Successi non sono preferiti. Quindi cercammo di capire che stavamo fallendo e di imparare da quell'inizio di fallimento e trasformare in un successo. Imparare nel durante, sì, 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 prima che finisse, che dissi... 40 giorni, bravo. 40 giorni. E mi ricordo che alcuni del team, quelli un po' più pessimisti, dicevano no, non ce la faremo mai, impossibile, abbiamo perso. Poi sai cosa? A quell'epoca non avevi tutti i canali di comunicazione che hai oggi. Se io oggi faccio una storia Instagram, faccio 60-70.000 visualizzazioni a storia Instagram, dove pubblicizzo qualcosa, su 70.000 persone che l'hanno vista, io sono sempre con le percentuali scarsissime, 700 agiranno di conseguenza al link o quello che ho chiesto, ma all'epoca avevamo solo e unicamente YouTube. Certo. Quindi un po' Facebook, ma è veramente poco, anche perché
Quindi cosa succede? Succede che cominciamo a fare live su YouTube per spingere. Iniziamo a usare ogni cosa possibile. Cioè, io dissi, il fallimento non è un'opzione, dobbiamo trovare un modo di convincere la gente. Abbiamo X giorni, che adesso ci mancano 20 giorni, ogni giorno romperemo il cazzo. Tutti i giorni. Io non so quanti soldi e creammo per far vedere che saliva. Sì, creammo. No, vabbè, tu ci. Io ci ho messo almeno 400-500 euro, non è che ci ho messo 10.000 euro. Una sorta di kickstart. Sì, ogni giorno mettevo 50, poi due giorni dopo mettevo 100 per far vedere che comunque l'asticella saliva e la gente diceva, ah, e lanciamo un hashtag come Rocky, forse tu te lo ricordi. Questo no. Hashtag come Rocky, le rimonte si fanno alla fine. Ah, ok. Questo era il carino. Ma perché è successa una cosa molto bella. In quel periodo ero molto ospite alle Fiere del Fumetto, che fosse per quanto è fulato live show, perché quello facevamo anche live, che fosse per altre motivazioni. E la cosa veramente bella, mi ricordo Pescara, mi ricordo Napoli, tutto il nostro merchandising diventava, si trasformava automaticamente in donazione per il crowdfunding. Quello è l'ultimo giorno, magari a Napoli. Anche a Pescara, faccio. Sì. Sì, a maggio a Pescara. Quindi, e la cosa bellissima era che, a parte che abbiamo finito tutto quello che avevamo. Io mi ricordo ancora di questo ragazzo che si comprò maglietta, grembiule e gioco, venivano tipo 35 euro, una roba così. Mi diede 50 euro e mi disse, Mauri, il resto non lo voglio, donazione. Gente che ci dava 10, 15, 20 euro in più rispetto a quello che ci doveva dare. No, questo è. E poi noi facevamo il pagamento nel crowdfunding col nominativo grazie Pescara, cioè era Pescara che aveva donato quella cifra, così come fu Napoli. Io mi ricordo anche che poi Napoli fu l'ultimo giorno del crowdfunding, era bellissimo. Mentre facevamo la maratona live. Io ero a Napoli ospite al Comic Con e i ragazzi venivano da me e io lì mi veniva da piangere perché venivano da me e dicevano, Maurizio, a quanto stiamo? Bello, cioè, bello, non è a quanto siete, quanto vi manca, è a quanto stiamo, bello. Cioè questo senso di gruppo, no? Vedi, perché in quel momento l'idea, cioè c'era uno storytelling alla base, cioè dobbiamo raccontare il crowdfunding come se fosse una storia di l'underdog che deve contro tutte gli ostacoli e tutti i brevi pronostici deve arrivare alla fine e rimontare e vincere, no? All'ultimo round. Quello era il senso. E quindi la gente, una volta che tu hai trasformato questa cosa non in una raccolta fondi, no? Ma in una storia in cui loro possono partecipare, crediamoci e scriviamo questa cosa e cambiamo il corso della storia. Allora c'è stata questa reazione bellissima. Mi ricordo che l'ultimo giorno, alla fine della maratona, che riuscimmo a vincere e addirittura arrivavamo a 42.000 euro. E vabbè, a parte la gioia incredibile, io mi ricordo che scesi con il cellulare collegato ancora alla live, diedi appunto a tutti quelli che erano in live nella piazza sotto casa mia e arrivò la gente nel cuore della notte a festeggiare. Abbiamo perso una luce ormai. Abbiamo perso una luce. Sì, adesso la sistemiamo, almeno finisce. E fu bellissimo. Sì. Ma ora ti dico anche perché. E quindi appuntamento in piazza. Appuntamento è stato bellissimo, ma ora vengo anche al punto in cui ho detto fottutissimo crowdfunding, perché l'altro lato della medaglia è che, a parte che alla fine ne avremmo spesi più di 50.000 per fare il film, perché chiaramente i costi erano di più di quelli che pensavamo. Anche perché poi se lo fai lo vuoi fare in un certo modo. Certo. Anche se tutti quelli che hanno lavorato al film hanno lavorato gratis sul progetto, quindi i soldi erano comunque le spese. Mi ricordo, scusami, proprio riguardo a questo, quando io sono il protagonista del film, quando non ero inquadrato spesso tenevo il microfono, cioè eravamo tutti a giro costantemente sul progetto. Film action, c'erano un sacco di complicazioni, non era semplice da girare, nonostante fosse un film piccolissimo. E il problema però non fu tanto realizzare il film, che c'era il livello di stress fuori scala, quanto l'anno successivo spedire tutti i premi, perché 1700 persone di cui la piattaforma a cui ci eravamo appoggiati non ci aveva fatto registrare il codice fiscale, noi non potevamo emettere la fattura se non avevamo il codice fiscale, quindi crea un software, scrivi a tutte le mail. Però essendo un prodotto fisico non andava bene i corrispettivi? Non si potevano fare? No, cioè alcune le donazioni minori erano passate come donazioni e quindi non dovevamo fare la fattura, però tutti quelli in cui c'erano oggetti fisici da spedire dovevamo fare una fattura, quindi come fai a chiedere a magari un migliaio di persone
via email di mandarti il codice fiscale, ci metti mesi. Quindi sviluppa un programma che mandasse automaticamente le mail con un link. Sì. Nino 666. Quindi, guarda, un delirio, e poi spedisci tutta la roba. Cioè, se fate un crowdfunding, non mettete premi fisici. Tanto la gente dona perché vi vuole bene. Un biglietto d'auguri virtuale. A me è successa una cosa simile con un report che abbiamo mandato virtuale. E in realtà il codice fiscale era obbligatorio da inserire, quindi non era un problema. Ma molti ho scoperto che non lo sanno. Cioè hanno inserito il codice fiscale sbagliato, per cui siamo stati in rincorsa, una roba tipo 150 codici fiscali sbagliati su 2000, okay. Non poco, e alla fine molti non sono neanche proprio riuscito a contattarli, quindi il commercialista mi ha detto, senti, cioè, fatturatele a te e scriviamo, è impossibile raggiungere... Sì, a un certo punto... Però veramente, cioè, che non la gente non sapesse il codice fiscale, credevo fosse una cosa normalissima. Adesso magari sono ragazzi più piccoli. Poi uno me lo ricorderò sempre, il codice fiscale mi ha scritto no. No, cioè non voleva. Fiscale, no. Questo non me lo dimenticherò più. E va bene. E quindi crowdfunding. E come arriviamo allora adesso al canale di Maurizio? Finito il film. Eravamo liberi. C'eravamo. Era stato il progetto. Sì, spazio, io volevo mollare la Rai, perché mi ero rotto le scatole. Ero da 10 anni in Rai e non ne potevo più. Azienda bellissima, sono ironico, e quindi diciamo ok, sviluppiamo The Best Blend e facciamolo crescere. Abbiamo queste basi. Io mi ricordo che andai a portare la lettera di missioni. Io avevo lavorato 10 anni in Rai, 8 anni a tempo determinato e da 2 anni ero a tempo indeterminato. Arrivo lì e mi fanno, ma sei sicuro? Sì, certo, sono sicuro. Lo do all'ufficio del personale e mi ricordo che lui tira fuori un faldone così, lo mette sul tavolo, fa, io non ci posso credere, queste sono tutte gente che si sta licenziando. E lui disse, forse bisogna farsi delle domande in questi casi. E la cosa però chiaramente è che tu sei pronto all'ignoto, quindi a livello economico il primo anno forse guadagnai la metà di quando era arrivato, però tutti mi dicevano che sembravo rinato. Cioè, sì, no, è vero. Cioè, quanto costa la felicità? No, a parte la felicità la paghi così. Vedi, mi hai fatto venire in mente che sia da MediaWorld sia da Foot Locker io mi licenziai da 2 contratti a tempo indeterminato. Ragazzi, se avete 20 anni non fatelo. No, ma non perché qualcosa. Ma ora, nel 2023, se avete un contratto a tempo indeterminato, non andate da nessuna parte. A meno che non ci avete veramente... Ecco, questa è una cosa, scusami, sono spesso, questa è una cosa che devo dire, perché le nuove generazioni vanno capite. A meno che non siete disposti a dare veramente il 150% per ottenere il risultato che volete, che sia fare il doppiatore, il regista, l'attore, qualunque altra cosa, ma dite no, io lo vorrei fare, e poi rimanete lì a casa a scrivere a me 40 messaggi come divento doppiatore, vorrei capire come ho fatto io nel 2007 con la 56K, senza scrivere a nessuno. Adesso tu vedi gente che mi scrive, Maurizio, come faccio a diventare doppiatore? Poi lo stesso, dopo 6 mesi, la stessa persona dice, Maurizio, non mi rispondi? Tu in 6 mesi non ti sei informato, non hai fatto nulla. Cioè, no, il problema sai qual è quello che volevo intendere io? Se avete un contratto, purtroppo quello che noto molto è che manca in questi anni lo spirito di iniziativa da parte dei giovani, ovvero la volontà di mettersi in gioco, di rimboccarsi le maniche e dire vado, cioè c'è da fare questo, ci metto il 150%. Ma lo vedo anche su YouTube, lo vedo anche nel doppiaggio. In molti giorni, che magari hanno iniziato perché lo fanno, ma poi non lo so, per me tutte le cose che si fanno, che sia YouTube, che sia doppiaggio, che sia un qualunque progetto, io c'ho le fiamme in corpo dall'entusiasmo, dalla voglia di fare, prima che li sbaglio, e sono anzi, a volte Paolo mi deve veramente sparare alle gambe per calmarmi o fermarmi o frenarmi, però purtroppo a volte vedo che ultimamente manca questa cosa, manca questo fuoco, c'è più
la voglia di avere risposte, nel senso spero più che qualcuno mi dica come fare piuttosto che mettermi in moto e cercare di farle. Ok, ma questo fuoco qua che hai descritto, che ho perfettamente capito cosa intendi, tu lo associ più a un discorso generazionale più che personale? Lo associo a generazionale perché è la generazione con cui ho a che fare. Semplicemente perché dal lato della nostra società, del nostro canale e tutto quanto, tutta l'interazione con il seguito ce l'ho io, che sia su YouTube, che sia su Instagram, che sia su Facebook. Io cerco di rispondere il più possibile alle persone, no? Quindi tutta l'interazione col pubblico ce l'ho io. Se posso fare non sto dicendo che sono tutti così, però certe volte vedo che se mi capita una cosa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, non diventa più un caso sporadico, ma una cosa che mi aspetto di leggere. L'influenza sui giovani di social, di Instagram, di TikTok, eccetera, sul fatto che loro vedono un mondo delle persone che pensano siano realmente così, vivano realmente così, ha un'influenza enorme. E quando noi crescevamo questa cosa non c'era, tu ti facevi delle idee in un determinato modo, anche sull'esperienza. Quindi sicuramente ha un'influenza. Sul discorso di lavoro a tempo indeterminato o no, io mi concentrerei sul fatto: avete un lavoro a tempo indeterminato, pure se vi pagano bene, la mattina, quando vi svegliate e dovete andare a lavorare, vi pesa o siete felici? Quella è la vera domanda. Io la mattina mi svegliavo e l'ultima cosa che volevo fare era andare in ufficio. Io non vedevo l'ora di andare a medico. A te piaceva, io mi divertivo però un botto a medico, io ci tornerei domani a lavorare a medico. Però ti piaceva di più, ti piaceva di più fare il qualche certo. Media World, nel caso in cui sei infelice del lavoro che fai, ti pesa sì. Se via, sei infelice sì. Qualsiasi cosa. Ma provi, se tu sei un giovane che magari ci sono tanti ragazzi che fino a una certa età dice io non so cosa fare, non so qual è il mio sogno, non so qual è la mia via. E se in quel momento hai in quel determinato tipo di stabilità, tieni la stretta. Se poi hai dei sogni, hai delle ambizioni, hai delle cose e hai un contratto a tempo indeterminato ma vuoi comunque fare quell'altra cosa, ti alzi 2 ore prima e vai a letto 2 ore dopo. Certo. Finché non arrivi a poter dire ok, posso licenziarmi da qui perché posso fare quest'altro. Però è un salto nel vuoto, soprattutto adesso e soprattutto un'altra cosa dove la gente adesso ha molta più fretta perché tutto è molto più veloce e tutti vogliono ottenere tanto e subito, in ogni ambito, te lo posso assicurare. E non è una questione generazionale, è una questione di epoca in cui viviamo, perché è tutto talmente veloce. Lo vedo quando ci consegnano le serie da doppiare che ci dicono questa serie la settimana scorsa. Tu non hai il tempo di fare niente. Oppure gente che fa 3 video dove doppia delle cose a casa e poi vuole fare i provini in studio. Gente che mi scrive, fa Maurizio, ma perché questo video non mi ha fatto tutte queste views? E lì posso dire, ma gente che si aspetta il riscontro positivo, ma soprattutto lo vuole subito. Sì, sì. No, ma adesso mentre parlavate stavo anche ripensando brevemente al mio percorso. Io non ho avuto un contratto a tempo indeterminato, quindi non ho quel tipo di vissuto, però io stavo studiando all'università, ero più o meno a metà percorso e nel frattempo avevo iniziato con il canale. Io non mi sono mai sentito di interrompere fino a quando non c'era un qualche tipo di reddito che arrivava da là. Quindi è vero che non mi piaceva, però difficile lanciarsi in qualcosa che non ti rende niente solo perché non ti piace. Cioè a quel punto diventa veramente un salto nel vuoto e lì sì, mi viene da dire che è fretta a quel punto. Perché se hai appena avviato un canale o qualsiasi progetto, se vuoi fare il doppiatore, non rende niente. Hai un'altra attività, stai studiando per altre, vuoi subito lanciarti in questo? O forse è un po' presto, cioè io aspetterei qualche minimo risultato. Io la follia l'ho fatta quando mi sono trasferito a Milano, lì è stato un salto nel vuoto. Infatti poi è andata come andava, ho fatto i miei errori, ho fatto i miei sbagli, sono tornato a casa. Ma la seconda volta, quando poi mi fece il contratto al Music, ero abbastanza tranquillo da poter dire ok, ciao, così Paolo, cioè comunque l'ha fatto qua nel momento in cui The Best Blender è una realtà. Sì, beh, sono trasferito a Milano, sempre con la Rai, io iniziai a Firenze e poi mi trasferì a Milano. 2017 fu un salto nel vuoto che però ho fatto volentieri perché ero comunque già più che non è che avevo 20 anni, ero consapevole delle mie capacità. E anche un progetto. Avevamo un progetto avviato, avevamo acquisito delle skill, sapevo che anche se il canale non fosse andato bene,
qualcos'altro avrei trovato. Comunque avevo abbastanza contatti, cioè, persone sapevano quello che sapevo fare, quindi ero più tranquillo. L'unica cosa di cui ero sicuro è che non volevo più lavorare in radio. Ok, però una certezza serve nella vita. La vera incertezza era come si gestisce un'azienda, perché quello non l'avevo mai fatto. E lì si è aperto tutto un altro scenario. Tu sei la mente imprenditoriale tra i due. Io sono il CEO. Detta così, sono il CEO pitch. Abbiamo fatto tipo il Photoshop di te su una figurina del CEO. Ce ne abbiamo. Abbiamo gli sticker dell'azienda, gli sticker aziendali. Sì. No, chiaramente, allora, background familiare. I miei genitori sono entrambi commercianti, hanno un negozio, hanno sempre avuto negozi, prima a Ischia, poi a Firenze. Quindi io sono cresciuto in un ambiente di liberi professionisti, in cui se le cose ti vanno bene, se ti vanno male sono cazzi, ma le devi far andare bene uguale. Io mi ricordo quando ero teenager, una volta arrivavamo la mattina in negozio e ci avevano svaligiato tutto il negozio, 200.000, anzi ne c'erano le mille, 200 milioni di lire di danni, ok? Quindi tu, la famiglia, che eravamo, non c'era ancora mio fratello, eravamo i miei genitori e me, da un giorno a quell'altro meno 200 milioni e mio padre non aveva l'assicurazione. Ok, cosa fai? Ti rimbocchi le maniche e ricominci come dei muli. Quell'esempio per me chiaramente è una cosa che ti fa capire un certo mindset, sai che puoi sbagliare, ma sei tu responsabile dei tuoi errori, no? Se fai un errore devi saper poi rimediare o comunque devi metterlo in conto. Gestire un'azienda è una responsabilità, specialmente poi andando avanti quando hai delle persone che lavorano per te e a cui devi garantire comunque la possibilità di vivere, di lavorare e di vivere il più possibile bene e di avere anche dei giorni di ferie. Quindi, sì, quindi è stato un avvento, è stata una ripartenza, però io prendo queste cose con entusiasmo, no? Comunque uso la logica alla base di ogni scelta che faccio, no? Se c'è una scelta che non mi torna perché la trovo illogica, prima di farla ci penso mille volte, ci consultiamo, ne parliamo, no? Però siamo riusciti a arrivare in un trend positivo. Poi, come dicevamo prima, abbiamo aperto gli studi, quindi le complicazioni si stratificano e devi sempre capire fin dove può crescere questa azienda. La nostra visione aziendale è: noi creiamo contenuti, noi non lavoriamo per terzi, non siamo una casa di produzione. Noi lavoriamo su contenuti ideati e creati da noi, che sia per il nostro canale YouTube, che sia per altri canali, che sia per podcast, per televisione, abbiamo fatto anche una serie per la TV, per Food Network, che sia un progetto corale come i Gentlemen, i quattro Gentlemen. Dopo ci arrivo quello, tra l'altro. Deve partire dalla nostra creatività, che può essere al 100% nostra oppure in condivisione con un'altra realtà. Però quella è la visione, cioè noi siamo creatori di contenuti, la nostra è una piccola, io la chiamo boutique media company, no? Quello è fondamentale perché nel nostro mondo, nel nostro settore, il contenuto è in cima alla piramide, cioè se tu hai il contenuto, tutto il resto viene dopo, sei in controllo del prodotto. E questa è la nostra visione anche andando avanti, questo è il mantra, poi da lì si possono creare delle ramificazioni, delle cose diverse, però è bene avere sempre in mente quella cosa lì, quindi arriva il tizio e ti fa: abbiamo questo progetto qui, volete fare la casa di produzione? No, non ci interessa, però se del tuo progetto posso dire la mia e già ti posso dire che sbagli questo e questo e che puoi migliorare in queste cose qui e ti manca un pezzo di idea, se ti interessa io posso entrare perché mi può interessare e diventa una collaborazione, no? E allora, diciamo, sulla base di questo poi si vanno a colmare poi tutti gli altri problemi che si vengono a creare nella gestione. Le dicevo, si è occupato lui della gestione dell'azienda perché, vedi, per esempio lui ha detto il mio background della mia famiglia, commercianti, sempre. Io vengo per esempio da una famiglia molto numerosa, dove mia madre era casalinga e mio papà ha lavorato in fabbrica 40 anni e mia sorella, insomma, il tipo di lavoro fatto in casa mia è sempre stato molto, molto umile.
E quindi per me ritrovarmi già a 20 anni con la partita IVA fu un trauma tremendo nel 2007. Trauma addirittura? Sì, 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 perché io avevo sempre fatto il dipendente, quindi avevo il mio stipendio e cose varie. Quindi nel 2007, quando aprì la partita IVA, dove non avevi niente praticamente, cioè l'aiuto che potevi... Adesso hai 1000 app, hai 1000 informazioni, hai 1000 portali per gestire, controllare, fare. Anche soltanto il fatto che tu abbia uno smartphone in tasca ti permette di gestire la tua partita IVA, i tuoi conti e tutto quanto. Ma io c'avevo il Nokia nel 2007, che dovevo fare? Quindi, e in più era una gestione delle finanze a cui io non ero abituato. Quindi per me i primi anni di partita IVA sono stati tragici. Adesso ormai sì, cioè nel senso ho il mio commercialista, ho la mia partita IVA e tutta la mia gestione personale, perché ti parlo del doppiaggio, di quella me ne occupo io. Non sarei assolutamente capace di gestire anche quella della società. Infatti, infatti tu adesso stai di... continuando su due binari paralleli, cioè hai il doppiaggio. Io ho il doppiaggio e ho i contenuti su YouTube. Diciamo che la pandemia mi ha un po' illuminato e soprattutto ultimamente mi hanno fatto capire un po' di cose. Nel senso che comincia la pandemia, il doppiaggio cala a picco, crolla, cioè che si fermano tutte le produzioni mondiali e quindi automaticamente successivamente nel tempo non arrivano prodotti da doppiare. Di contro il web schizza alle stelle, perché tutte le persone sono al PC o sono al telefono e quindi la pubblicità si concentra lì, o comunque i prodotti, l'intrattenimento, è tutto web. Arriva un momento in cui però il doppiaggio riprende, si rialza, e io comunque faccio il doppiaggio di un certo livello, insomma, determinati prodotti. E il problema è che il web non è che scende, resta lì. Quindi io mi sono ritrovato a fine 2020, 2021, metà 2022, che ero fuso, ero completamente fuso, perché avevo tutte e due le cose a tempo pieno. Cioè stai dietro ai social, comunque, e all'epoca stavo ancora a Roma, perché poi ho vissuto 5 anni a Roma. Mi salivo un weekend a Milano, dormivo da Paolo, giravamo 12 video in un giorno, e tornavo giù, era diventata veramente stressante. E col fatto poi che, appunto, dicevo, tutto è diventato cross-mediale, quindi Instagram è cresciuto, poi è nato TikTok, poi YouTube. Insomma, abbiamo concentrato le nostre energie su determinate cose. Poi, sai, ora si parla tanto e tantissimo di intelligenza artificiale, no? Quindi io a un certo punto mi sono fermato e ho detto sì, allora io ho il doppiaggio e il web. Tra 15 anni, qual è più sicuro che ci sarà? Bella domanda. Mi sono fermato, non lo posso sapere, che non lo posso sapere, magari sono 20, magari sono 30, sono 40, magari tra 10 anni arrivo a meteorite. Però, però mi sono fatto due cose, ho detto ok, sì, dedicando. No. C'è una teoria che dice che ho gusto, come ogni anno c'è una teoria su meteorite. Quindi io mi sono detto, se dedicando tot percentuale del mio tempo al doppiaggio e tot percentuale del mio tempo al web, le rispettive remunerazioni sono queste, cosa succede se io inverto le percentuali di tempo che dedico a ognuno di loro? E quindi mi sono trasferito a Milano ed ecco la via. Io ho deciso di concentrarmi sulla nostra azienda, sulla nostra società, sulla creazione di contenuti e quant'altro, senza però abbandonare il doppiaggio, dove sono concentrato solo su determinati ruoli, determinati attori, determinati prodotti, che magari sono attori che doppio io, magari sono serie che già doppio da anni, quindi non è che abbandono il progetto, 12 stagioni di telefilm, insomma, cose varie, le continuo a portare avanti, ma ho deciso di non accettare più nuovi lavori e concentrare quel tempo invece, piuttosto faccio un reel, che sembra una cavolata, sembra veramente una cavolata, a dire ma come, tu rifiuti un turno di doppiaggio per fare un reel? Ma però dopo 15 anni di doppiaggio, se quel turno che rifiuto è una particina in un telefilm che mi fa guadagnare i 72 euro di convocazione più l'euro e 45 a riga di 30 righe che ho fatto lordi, però invece in quelle tre ore io faccio 5 reel e ogni reel mi fa 1 milione di views e ogni reel mi fa guadagnare 20.000, 10.000, non esageriamo, ogni reel mi fa fare 10.000 follower, io ho fatto 50.000 follower. Se domani arriva azienda X
e mi chiede un reel, mi chiede un post, io con 50.000 follower in più gli posso chiedere molti soldi in più. Certo. Quindi non è la questione di fare il personaggio nella serie o fare il reel, ma è cosa mi darà tra 3 mesi quel tempo dedicato a fare una cosa piuttosto che fare un'altra. Perché è ovvio che se tu mi dici vieni a doppiare il film di grosso circuito dove c'è il tuo attore, allora io, bella, prendo il treno, facciamo il prezzo, perché a quel punto lì non vai più a contratto, ma ho un potere di mercato che mi permette di contrattare. Beh, diciamo che lì c'è anche un guadagno forse reputazionale, ci sono anche... Ma sai, dipende da tante cose. Io, come mi spiegava Paolo, e ha perfettamente ragione, al giorno d'oggi nel doppiaggio sono un unicum. Nel senso, esistono i talent, no? I famosi talent del doppiaggio. Chiamano youtuber, streamer, twitcher, tiktoker, instagrammer a doppiare e senti cose... Sono stato io a guardare... Sì. Queste cose scelta qui, abbastanza, no? Discutibile. Mentre nel mio caso io sono un talent che fa questo mestiere però da 15 anni e che ha fatto questo mestiere a livelli altissimi. Quindi anche nella contrattazione di mercato loro sanno che non mi stanno andando a chiamare. E vuoi che è un seguito di un film che ho già doppiato, vuoi che è un attore che doppio io o tanti altri fattori, posso chiedere determinate cifre. E poi è un prodotto di una certa qualità, quindi sono anche contento di andarlo a fare, perché non voglio abbandonare il doppiaggio. Ho semplicemente ricalibrato le percentuali del tempo che dedico a una cosa piuttosto che un'altra. Hai citato prima i guadagni da doppiaggio, che secondo me è interessante perché è un mondo di cui si sa poco, praticamente i guadagni, e non è un mondo dove hai lo stipendio al mese. No, ma infatti i primi anni di doppiaggio, soprattutto perché molti studi pagano 90 giorni, quindi i primi mesi, che dei primi inizi sono belli tosti. E quindi grosso modo come funzionano i guadagni nel doppiaggio? Il guadagno del doppiaggio funziona che noi siamo pagati a turno. Turno dura 3 ore. Sono 3 turni durante l'arco della giornata. Te li faccio, poi ogni studio può variare di mezz'ora. No. Però prevalentemente è 9.30, 12.30, 13.30, 16.30, 17.20. O 16.30, 19.30 in base allo studio. Lo studio ti chiama una o due settimane prima, ormai anche si fa tutto via WhatsApp, dice mi serve, che turni hai liberi quella settimana? Dai la tua disponibilità, ti collocano. Vai a fare il tuo turno, sei tu quindi che gestisci il tempo. A differenza di prodotto, c'è una differenza di costo, nel senso, per tutti i prodotti ci sono 72 ore di convocazione, 72 ore di qualcosa, a turno, di 3 ore. All'interno di queste 3 ore, in base al prodotto che tu vai a doppiare, c'è un tetto di righe massimo, cumulativo, nel senso che se sono 220 righe massime, proprio sul plus, di cartone animato, e siamo in due... Scusa, con riga cosa si intende? Con riga io intendo il copione di Visionelli, gli anelli sono divisi in battute, cioè il nome del tuo attore e le battute di fianco. Lui dice, vabbè, scrivo in piccolo. No, c'è un contratto che determina... il fonte, quando il numero... la scrivi grande per fare esatto, scrivo grande così vengono più righe, no, c'è un contratto che determina il fonte, quanto deve essere lunga una riga e quant'altro. Quindi se il cartone animato ha un tetto massimo di 190 più surplus fino a 220 e siamo in due, la somma delle righe dovrà essere 220. Arrivi a un certo punto dove sei in turno da solo, quindi fai tutto tu, però io so che se vado a fare 220 righe di cartone animato in un turno, prenderò 1,45 euro a riga, più i 72 di convocazione, lordi, ovviamente. E lì tu vai a accumulare col numero di turni che fai al mese, perché poi abbiamo parlato, ora il cartone animato è 1,45 euro, la telenovela è 1,45 euro, il telefilm è 1,50 euro, 1,55 euro, non ricordo con precisione, perché poi ogni tanto... fino ad arrivare al film cinema, che sono 2 euro. Okay. Sono 2 euro a riga. Questo è la prassi. Poi è ovvio che se chiami Maurizio Merluzzo o chiunque altro, ci mancherebbe, non è perché sono io, anzi ci sono colleghi molto più bravi di me, con più esperienza di me alle spalle e quant'altro, che chiedono cifre molto più alte. Però relativamente al discorso Vabbè, però io sono un doppiatore, quindi anche quando ci fu un film per cui io sono stato sia doppiatore che talent ed erano vincolati perché era il mio personaggio, io ho avuto due budget differenti. Cioè io ho chiesto il mio budget per il doppiaggio e poi c'è stato il budget della produzione. Chiaro. Perché comunque questo è il mio mestiere e io
su determinati prodotti posso chiedere una determinata cifra. Certo, agli inizi poi si parte, fai. Agli inizi è tutto molto più sulla quantità, nel senso che se fai turni di brusio, di fegatelli, ti fai quei tre turni al giorno perché devi cominciare. Tre turni al giorno è un'utopia per chi comincia, nel senso, magari. Però fai qualche turno a settimana, ti fai quei turni di brusio, di fegatelli, di passante, di commesso, di barista, ti accumuli quelle righe, a fine mese puoi avere anche un dignitoso guadagno. E però appunto quando cominci è tosta, perché gli studi fatturando a fine mese ti pagano poi 90 giorni, quindi devi riuscire a cominciare a entrare in un circolo, in un giro per cui sai che hai un accumulo di mesi prima, mesi, quello lì. Chiaro. Una curiosità che ho sul doppiaggio è che spesso se ne parla come di un mondo dove puoi inserirti solo se sei figlio d'arte, tu hai raccontato che non vieni assolutamente da questo mondo. A posteriori oggi ti senti di dire che hai avuto fortuna o che in realtà quello che ho descritto è un mito? Io ritengo che la fortuna sia uno dei tasselli che vanno a comporre l'aggiungimento di un obiettivo, cioè determinazione, impegno. La fortuna fa parte dei raggi della bicicletta. Era anche un periodo diverso quando ho iniziato io, perché ho iniziato appunto 2007-2008, e che poi io sono stato prima doppiatore e successivamente youtuber, influencer, quello che vuoi. Ti faccio un esempio molto semplice. Vikings è diventato virale da quando è andato su Netflix in pandemia nel 2020, ok? Persone che io conosco da 10 anni, 15 anni, mi chiamano e mi fanno: ma tu hai doppiato Ragnar? Sì, ma io non lo sapevo. Ma io la prima stagione l'ho doppiata nel 2012. Non esisteva neanche Cotto e Frullato quando ho doppiato la prima stagione di Vikings. Quindi per farti capire che questo è un mestiere che io ho sempre fatto e non è stata... La crescita nel doppiaggio non è stata una conseguenza del web. Quindi non è che molta gente mi chiede: ma il fatto che fai YouTube nel doppiaggio poi ti chiamano? No, no, anzi, io so che molti non mi chiamano perché costo. Ah, ok. E dipende poi sempre cosa si va a fare. Però è il mio lavoro, nel senso, sono proprio un mix io in questa cosa qui. E ricordami la domanda. Se esiste una dinamica per cui, non essendo figlio d'arte, fai fatica ad inserirti. Hai ragione. Credo che quando ho iniziato io fosse più facile. Ok. Credo che quando ho iniziato io fosse più facile perché, soprattutto negli ultimi 5-6 anni, dati avvenimenti particolari, gli studi sono blindatissimi. Per esempio, per Netflix tu devi passare determinati controlli per poter avere i loro prodotti da doppiare. Ci deve essere un controllo all'ingresso, ci devono essere i tornelli, ci deve essere proprio una struttura che permetta la massima sicurezza per evitare la pirateria, per evitare okay. leak, per evitare che qualcosa possa trapelare. Quindi adesso i ragazzi che cominciano oggi, come un anno fa, come 2 anni fa, che vogliono entrare in studio ad assistere, perché assistere fa parte del processo, si studia, si assiste, si sta lì, si guardano i turni, si assimila la tecnica, si capisce come funziona il lavoro e poi si chiede il provino. Se tu non puoi entrare negli studi, come lo chiedi il provino? Come assisti? E il cambio generazionale è importante, cioè è importante che ci siano sempre nuove voci nel doppiaggio. Quindi ti posso dire che è molto più difficile di prima, ma non necessariamente devi essere figlio di. Ok. Ci sono delle occasioni dove ovviamente dei figli di sono molto molto bravi. Sembra che stiamo insultando. No, i figli di. Ma perché? Ma molte volte un medico è figlio di medico, certo. Un notaio è figlio di notaio. Semplicemente si seguono le orme dei genitori. Sono un modello fin dalla giovane età. Poi non è detto che tutti i figli di siano bravi, eh. Ci sono tanti figli di che non lo fanno perché non interessa, perché non piace, perché magari non sono. Certo. Cioè, non è detto. Anzi, ho conosciuto colleghi che sono in sala da quando hanno 5 anni che odiano questo mestiere. Perché io sono stato obbligato quando ero obbligato, tra virgolette, okay. Però mi sono ritrovato quando ero bambino. So basta. Cioè, io conosco colleghi che hanno preso e hanno smesso, sono andato a fare la vita normalissima perché dice, non ce la faccio più. Hanno preso il posto di Paolo in Rai. Sì, magari. No, perché c'è gente che si è andato anche all'estero, perché dicevano. Chiaro. E andiamo a YouTube perché secondo me oggi se una persona apre il proprio feed di YouTube e vede un vostro video nella media si accorge che diciamo sono rimasti dei postumi di Cotto e Frullato nella realizzazione, cioè oggi i video che fate sono comunque hanno un formato
televisivo in senso buono, cioè sono molto ideati, per cui prendiamo uno dei format che ultimamente è andato di più, ossia i Gentlemen, che è questa serie, lo dico per chi non la non sapesse, dove te e altri tre che... Thomas Sangri, Danny Lazzarini, Explosion. Ecco, interpretate questa parte di uomini d'affari, di classe, e diciamo sono dei video di intrattenimento. Però non sono video di intrattenimento e basta, cioè c'è una realizzazione molto ben pensata. E quindi volevo proprio capire, a livello di backstage, come funziona? Cioè, a partire dall'ideazione, fino a chiedere un budget, gli sponsor... Cioè, sembra una cosa molto ampia. Infatti, diciamo. quando molta gente chiede, ma è Gentlemen quest'anno? Non si rende conto che a livello di produzione, soprattutto anche pre-produzione e post-produzione, c'è veramente la a repentaglio la vita di Paolo. È un lavoro titanico. Allora, come progetto è nato come una collaborazione, quindi una collaborazione tra YouTube e Classica, in cui ci troviamo e facciamo video insieme. Poi da lì abbiamo visto che c'era sinergia, che la cosa funzionava, abbiamo iniziato a strutturarla ed è diventato poi i Gentlemen, di cui abbiamo fatto due stagioni vere e proprie. L'ultima stagione, una è andata nel 2022, è stato un progetto titanico, perché dopo che la stagione dell'anno precedente aveva funzionato, potevamo chiedere più budget ai brand che già conoscevano il progetto, avevano visto i numeri stratosferici che aveva fatto l'anno prima e quindi ci credevano. Noi volevamo alzare l'asticella e, come hai visto, anche a livello produttivo era più complessa. Io faccio un po' da... sono un po' il coordinatore del progetto, cioè oltre a fare la regia, che è una parte più artistica, la creatività la pensiamo tutti insieme, perché sono comunque vari video che vanno sui vari canali, quindi anche con gli altri ragazzi ci si siede lì e si trova, si buttano dentro idee e si definiscono i video che andranno a comporre la stagione. Poi c'è tutto il lato produttivo e finanziario. Mi sono ritrovato a gestire un budget nel 2022 per la stagione dei Gentlemen che io non avevo mai affrontato in vita mia, e tu mi chiederai quanto è, io non te lo posso dire, non te lo posso dire. Però hai visto che una serie più di un euro meno di un milione, esatto, sì, sicuramente molto più di un euro e molto meno di un milione. Comunque c'erano elicotteri, c'erano situazioni che su YouTube in Italia penso che raramente si sono viste, se non mai in una settimana di produzione. Erano quanti video abbiamo fatto? Tutto in una settimana? 16 sì. Video più 4 special, quindi 20 video totali in 6 una giorni. Settimana. 6 giorni per esempio. 6 giorni e siete sopravvissuti. Noi ci alzavamo la mattina alle 7 sì, e mezza, però... ci mettevamo in completo, giacca e cravatta, ci cambiavamo durante il giorno e poi ci togliamo. Sì. Quello che però tipo è stata una settimana di produzione, sono stati 8 mesi di lavoro tra il prima logico, e certo. Il dopo, perché quella settimana di produzione era incastrata minuto per minuto e c'erano un sacco di partner esterni. Cioè, pensa solo agli elicotteri, l'azienda che ti fornisce gli elicotteri e tu devi essere lì a curare, perché l'elicottero lo paghi al minuto. E quanto costa l'elicottero al minuto? Tanto. Per mezz'ora costava 4.000 euro. Ammazza, infatti ci hanno fatto uno sconto perché abbiamo fatto promozione alla società, però il costo è... E dovevi capire come faccio io a incastrare nella storia l'elicottero se però ce l'ho solo per mezz'ora. Quello è un altro problema. Sì. E tutto il video della caccia al tesoro, campo da gioco, la Lombardia è girato in 24 ore. È l'unica giornata di riprese dedicata a un solo video. Tutte le altre giornate sono state dedicate a due, tre, quattro video. Quella giornata lì era incastrata dalla mattina alla sera per creare questo storytelling reale, più reale possibile, di una caccia al tesoro. Infatti loro non sapevano come risolvere gli enigmi, era tutto, doveva essere più possibile reale per avere le loro vere reazioni, però con delle cose spremevi, quindi è stato fichissimo da fare, ma un massacro. E i mesi successivi, fino ad arrivare alla pubblicazione, comunque il nostro reparto post-produzione, Claudio Manca, Marco Pipitone e Davide Morabito, che lavorano con noi, si sono ammazzati, cioè io che li seguivo, è stato un delirio. Quindi è un progetto molto complesso, bellissimo perché fai delle cose che non faresti normalmente su YouTube, perché il pubblico ha reagito in una maniera stratosferica, ha fatto dei numeri incredibili, perché gli altri YouTuber venivano da me e dicevano: mi hai dato la dimostrazione che si possono fare queste cose anche su YouTube, quindi ispirare anche gli altri per me è una cosa importante all'interno della community.
Di contro però arrivi alla fine che sei esposto, sei in burnout, non hai idea di come fare a renderlo ancora migliore in una successiva edizione, sì, perché l'idea di questo deve essere una cosa speciale, non deve essere una cosa normale che tutti gli anni esce, no? Avengers non esce tutti gli anni. Sì, anche quindi, se ormai stanno esagerando. Stanno esagerando, però Avengers sono trattenuti da far uscire un altro dopo il successo di anni. Però il discorso è, rendiamo una cosa speciale, quando annunceremo una prossima stagione, se ci sarà, perché nulla è scontato, allora il pubblico può essere sicuro che sarà una cosa speciale, una cosa che vale la pena insomma seguire e stare attenti. Però a livello produttivo, lì abbiamo messo in campo tutte le skill accumulate in 10 anni di YouTube. Certo. E non solo, è anche extra YouTube, perché è stata una cosa... Effettivamente ci ho messo tutto il know-how che ho imparato dalle sfilate in Giappone, in cui c'erano i giapponesi che avevano una tabella con minuto per minuto che cosa doveva fare ognuno in ogni minuto, cioè tipo inchiodare il lato destro della moquette dal minuto, dalle 13.25 alle 13.27, cioè era tutto organizzato a minuto. Da cose così dove vedi una cosa che è folle, però allo stesso tempo ti permette poi di incastrare, di avere una certa sicurezza su cosa verrà fatto, a cose creative, cioè alla fine uno si porta dietro un bagaglio, certe cose le puoi, certi problemi poi escono sul momento e devi trovare una soluzione, e i gentleman nelle due edizioni che abbiamo fatto ci hanno insegnato comunque tanto, quindi a posteriori il progetto è andato bene, cioè benissimo, sì. Il progetto è stato il progetto più di successo, penso, di YouTube Italia dell'anno scorso. Ah, YouTube stesso ci ha fatto i complimenti. Oh, bene. Perché noi siamo riusciti... Beh, loro sono tutti contenti, ovviamente. Sì, no, noi siamo riusciti a sfruttare tutti gli strumenti che offriva YouTube in maniera creativa e funzionale alla distribuzione della serie. Ogni puntata usciva in Premiere e la Premiere dirottava il pubblico sulla Premiere successiva, sì, dove c'era il countdown. Okay. Cioè, questa cosa qui non l'aveva mai fatta nessuno. Perché a canali crociati. Esatto, su 4 canali diversi. Tutti dicevano, ma perché non fate il canale Gentleman? No, abbiamo 4 canali fortissimi, perché creare un quinto canale che non esatto, è iscritto. Infatti molti chiedevano, create il canale Gentleman. Dico, ma pensa tu creare un canale con 0 iscritti per caricare video di questa qualità? Il successo della serie è stato dovuto anche al fatto che era amplificato da 4 canali fortissimi. Che quindi, poi, scusami, andando su ogni singolo canale trovi la playlist con tutti, che è come averli in un canale solo. Cioè. Quindi abbiamo pensato nella maniera più funzionale possibile a come sfruttare gli strumenti che YouTube mette a disposizione, che è quello che facevamo nel 2013 con il Plot e Furla. Gli strumenti erano un po' diversi, però cercavamo di sfruttare. Infatti si vede che è rimasta comunque l'idea di dire, non facciamo semplicemente dei video, ma cerchiamo di fare qualcosa di un po' più professionale. Sì. E, a proposito di format, ci sono 2 format che secondo me avete fatto ultimamente, che sono ognuno a modo suo un po' controversi, che sono il wrestling, e dico controverso perché secondo me per molti è ma quelli lì si menano, cioè non è alcuni secondo me potrebbero pensare che sia di basso livello una cosa come il wrestling, e ancora di più Vita da Drag. Come mai la scelta di prendere, diciamo, di fare dei format che possono anche essere un'arma a doppio taglio, cioè polarizzano molto l'opinione pubblica? Come vi siete confrontati con questa cosa? Intanto tu dovresti, è una prima lezione da imparare nel mondo dei media, che la controversia crea successo. Volevo arrivare lì. Assolutamente. Più una cosa è controversa, più può attirare l'attenzione. Poi sta a te farla nel modo giusto, no? E in questi 2 esempi sono 2 esempi in cui la nostra responsabilità era enorme nei confronti di quella forma artistica. Esatto. Perché se tu dici il wrestling può sembrare una cosa bassa, ma io che lo conosco un po' più di te so che non lo è, io devo essere bravo a dimostrarti che non lo è. Logico. Idem il drag. Drag è la stessa cosa. Quindi chiaramente è una sfida, a noi ci piace porci delle sfide, però in questo caso sono 2 docu-serie, quindi sono 2 tipi di prodotto
che sono creati per imparare qualcosa, per entrare in un mondo che non conosci, per stimolare la curiosità e soddisfare la curiosità del pubblico in maniera tradizionale. Con l'intrattenimento. Con un elemento di intrattenimento, ma fondamentalmente sono due documentari. Ok. Documentari in serialità, che è una cosa che a me piace, cioè a me piace la serialità. Cioè, mi sono reso conto in questi anni che a me piace la serialità. Sì, sì, ma poi invece a me piace ovviamente lì. Lui è la cavia, perché lui viene da me e mi fa... Cioè, in entrambi i casi ho detto, ma che vuoi fa? Poi, cioè, se sì, tu... Infatti, quello che avevo chiesto è da chi partono le idee per i contenuti. In questi due... Allora, prevalentemente l'autorialità del canale è di Paolo, dalla base. Poi noi settimanalmente ci riuniamo e discutiamo delle idee, delle proposte, questa sì, questa no, ma io volevo fare questo, ah, però è un'idea bella, tutti possono proporre le idee, anche tutti, insomma, non c'è l'anche, tutti. E quindi si discute. Questi due progetti, uno per un motivo, uno per un altro, sono stati una mia idea, una mia proposta. Perché il discorso era che a me serviva lui in modalità appassionato di qualcosa. Noi stiamo vivendo un periodo, come ha detto lui prima, di burnout, di esaurimento, anche perché poi quando vai in burnout ti esaurimento anche creativo. E stavamo facendo delle cose in cui non c'era motivazione e questa cosa poi alla fine traspariva. E quindi ho detto, ma ho bisogno di riaccendere la motivazione, perché se vai in video e non sei motivato, non sei forte, non arrivi. Dimmi un argomento, il primo argomento ti viene in mente, una cosa che lo faresti con voglia, con passione, e lui dice il wrestling. Detto, perché il progetto, Paolo lo sa in realtà, il progetto del wrestling io l'ho martellato, non so se già ti ricordi, già nel 2018. Sì, sì. No, ma volevo chiudere la cosa. Ah, perdone, scusami. Io ho detto, va, mi ti ammazzo, che sono fan di wrestling da quando ero piccolo, sfegatato, quindi mi ha preso una, cioè mi ha offerto sul piatto d'argento un argomento che io avrei adorato approfondire. In realtà io questa cosa del wrestling la dicevo da anni a Paolo, quando si erano altre presentate anche già occasioni di collaborare con la WWE. Solo che avevamo altri progetti, eravamo sotto altre cose, non c'era... Ma in realtà io sono dell'idea che tutto arriva quando deve arrivare. Quindi il fatto di averlo fatto in quel momento lì era il momento giusto. Per me, per noi come azienda, per il wrestling in generale. E io ho sempre amato il wrestling da quando ero bambino. Cioè, non io sfido a prendere 10 persone della nostra età e dire tu da piccolino non ti lanciavi sul letto mentre guardavi Ultimate Warrior, o in base alla generazione, che ne so, John Cena, o piuttosto che un altro. Sì, non c'è chi ti dice di no. Poi c'è chi, crescendo, dice, ma sai, mi sono disilluso. Beh, è come se vai a vederti il film di Iron Man e dici, sì, vabbè, ma l'armatura è in CGI. Qui partono dei grossi... Nel primo era negli ultimi è un po' una tropea. Ma però il punto è questo, noi stiamo parlando di forme artistiche, stiamo parlando di show, certo, di spettacolo, che è una cosa che io ho sempre fatto, sin da ragazzino, presentare gli eventi a scuola, i corsi di doppiaggio, di teatro a scuola, i cortometraggi con la regione toscana, cioè mi sono sempre messo in gioco per quanto riguardava le forme artistiche. Poi figurati, ce n'è una che mi mette anche fisicamente in gioco, mi piace ancora di più. Quindi in quel momento ho detto, Paolo, io voglio fare la serie sul wrestling, è il momento di tirare fuori quella serie sul wrestling che volevamo fare. Ed è stato molto, molto interessante, molto bello. Forse l'abbiamo preso un po' sotto gamba, perché abbiamo iniziato a pubblicarla in corso d'opera, cioè mentre giravamo. Okay. Abbiamo fatto degli errori, ho fatto degli errori. Quanti episodi erano? Serie sul wrestling 8 più uno special che è uscito dopo. Dal lato mio ho fatto un errore, cioè ho sottovalutato il progetto docuserie e quell'errore mi è servito molto ed ha fatto sì che poi quando Maurizio è venuto da me, vorrei fare vita da drag, lì ho detto, lì mi hai stupito perché non mi sarei aspettato che tu volessi cioè, metterti in gioco fino a quel punto. Ho anche pensato, mo so cazzi, però sfruttando gli errori che avevamo fatto a livello concettuale e produttivo su Vita da Wrestler, con Vita da Drag, io personalmente, in qualità di autore e regista, credo di aver creato la cosa migliore che ho mai fatto. Ma credo che in generale, come
come The Best come Blend team, abbiamo fatto la cosa migliore. Perché è una docuserie, 5 episodi, quindi è contenuta, è accessibile a tutti. Racconta di una cosa importante, perché non racconta solo di una forma d'arte, ma racconta di accettazione, di psicologia, di voglia di mettersi in gioco, di voglia di togliersi una maschera. È complessa, è una serie che affronta tanti argomenti, che ci ha dato la possibilità di conoscere tante persone straordinarie, sì, e di emozionare il pubblico come mai avevamo emozionato prima, emozionandoci anche noi. Di conseguenza, infatti molta gente mi ha scritto dicendo: Mauro, io avevo iniziato a guardare la serie per scoprire un po', per vedere cosa avresti fatto, per vedere Maurizio vestito da donna, no? Cioè, poi mi sono ritrovato a guardare le 5 puntate e mi hai ribaltato come un calzino. Ma anche io mi sono ribaltato come un calzino. Anche lì è una forma d'arte che ho sempre stimato, che ho sempre visto con curiosità, che mi ha sempre affascinato. E io sono sempre stato uno che, se da bambino sente un cartone doppiato, vuole fare le voci. Se guarda YouTube, vuole fare il video. Cioè, se guardo quelli che lottano sul ring, vuole lottare. Quindi io sono uno che poi si deve mettere in gioco. Che ci vuole provare? Ci voglio provare, voglio metterci tutto quello che riesco a metterci ed essere io il protagonista di quella situazione lì. Anche se questo vuol dire non solo mettermi in gioco come artista, ma anche come persona, anche come tutto, anche mettermi, perché ovviamente è una conseguenza, al giudizio degli altri. Drag non ne parliamo, ma credimi che anche col wrestling mi sono messo molto al giudizio degli altri. C'è gente che è ancora accanita verso di mettere quella cosa del wrestling, e a me mi rende molto fiera questa cosa. Che altro è mettersi nella condizione di poter fallire. Esatto. E lì ti se fallisci impari qualcosa, se non fallisci sei comunque migliorato, no? Però il crowdfunding ci ha insegnato che se vedi che stai fallendo, certo, fai di tutto per fino al fino alla fine atterrare in piedi, ma non solo atterrare in piedi, di dimostrare che puoi farcela, insomma. Ti capita mai, tu segui il calcio, guardi quasi i mondiali, ne so. Ci sono alcune persone che quando la loro squadra sta perdendo, a metà del secondo tempo se ne vanno. Io rimango sempre fino all'ultimo minuto del tempo di recupero. Io non è che sono un grande passione di calcio, però mi piace. Mondiali, campioni, guardiamo. Io fino a che non fischia l'arbitro, io ci spero. E quello è il discorso, perché finché hai un secondo di tempo puoi ancora ribaltare la situazione. E nel caso di questi progetti che abbiamo fatto, tu quando fai un progetto documentaristico non sai cosa vai a riprendere, non sai cosa succederà. Dopo devi essere bravo a prendere quello che hai ripreso e dargli una forma, dargli una coerenza, una narrazione. Quindi Vita da Drag era un'incognita tanto per lui quanto per me dietro la camera. Abbiamo preso quello che è venuto, quello che è successo, e ne abbiamo tirato fuori il meglio possibile. Quando lui ha fatto lo show sono successi dei problemi. Lui ha preso questi problemi, li ha ribaltati cercando di trarne un punto di forza. Dal mio punto di vista sono successe cose impreviste, però siamo riusciti a prendere il bello dell'imprevisto e dargli una forma. Anche questo, senza tutto quello che è avvenuto prima nelle nostre vite professionali e non sarebbe stato possibile. Quindi bisogna celebrare i successi. Vita da Drag è un successo in termini di contenuto, in termini di reazioni del pubblico, in termini di quello che siamo riusciti a fare, di emotività. Magari non lo è in termini economici, perché comunque è una docuserie su un argomento che, come dici te, non è che magari raccoglie l'attenzione di una massa gigante. Però abbiamo avuto dei brand. Forse è anche difficile con gli sponsor, no? No, abbiamo avuto dei brand che si fidavano di noi per tutto quello che abbiamo fatto prima, e quindi ci hanno creduto, e questo è importante. E siamo fieri di quello che abbiamo fatto. Sono convinto che dimostrerà ancora di più quello che possiamo fare in futuro, e ci aprirà delle altre porte. Quindi ogni cosa è un tassello su. Abbiamo parlato di fallimenti diventati successi, abbiamo parlato di successi, adesso però andiamo un pochino sul personale, per cui ognuno può rispondere a suo modo. Vi viene in mente un errore, uno sbaglio che avete fatto che proprio vi ha costato caro? Non dico che non ci avete imparato niente, però che in quel momento vi ha danneggiato. Uno in particolare? Ma quel primo che vi viene in mente, cioè qualcosa che
oggi vi, insomma, avete questa cicatrice riguardandola, di te, sì, quella volta è successo così. Magari avete imparato qualcosa. Ti dirò, se non è qualcosa che può aver incrinato dei rapporti con delle persone, non è una cicatrice così profonda. Cioè, aver fatto un errore che può aver incrinato dei rapporti con delle persone, allora ti direi di sì. Ma se la vediamo sotto l'aspetto professionale, lavorativo, non mi pento assolutamente di niente. Cioè, credo, anche perché penso che non... Cioè, è un po' come la teoria del caos, no? Della farfalla che sbatte le ali da una parte e crea il tornado dall'altra. Metti che tornando indietro non sì, sì, sì. Non avrei detto quella parola, non avessi detto quella parola, scusa. E adesso chissà che, non lo so, però io sono contento di dove siamo, fondamentalmente, di quello che facciamo. In termini di qualità io sono proprio contento. Cioè, io rivedo i nostri prodotti e dico, sono soddisfatto. No, bello sembra che poi dici guarda quanto è bello mio figlio perché è mio figlio. No, sono soddisfatto. Poi vado a leggere i commenti e mi vengono gli occhi lucidi, perché qualunque cosa abbiamo fatto, qualunque scazzo abbiamo avuto io e lui, ne abbiamo avuti tantissimi, cioè, ci hanno portati veramente dove siamo e a fare quello che facciamo adesso. E io sono convinto al 2000% che abbiamo ancora un margine incredibile, secondo me. Bene. Perché abbiamo un potenziale, una volontà, una capacità, anche sotto stress, tra tutti noi, comunque siamo, da noi in azienda siamo tutte persone fidate, stressate, che lavorano molto sotto stress, insomma, però con gli attributi, diciamo, quelle. E quindi sono sicuro che ci abbiamo ancora un potenziale di crescita, e poi sappiamo adattarci al tempo e ai tempi. Sono d'accordo con quello che dice Maurizio. Se dovessi pensare a un errore nello specifico, non mi viene in mente niente, anche perché, come ti dicevo, ogni errore è sempre un qualcosa da cui ho imparato, quindi è una cosa che magari rifarei, visto l'apprendimento che ha fornito. Quello che forse avrei voluto imparare prima è il fatto di condividere di più le responsabilità dei progetti. Cioè, io sono sempre stato un po' un maniaco del controllo, è una cosa che poi sono andato a smorzare di anno in anno, perché sapevo che era un mio difetto, no? E in passato ho rifiutato di condividere dei progetti per poter mantenere il controllo. Col senno di poi penso che forse ogni torta ci sono delle fette per tutti, e se le condividi puoi arrivare a delle torte più grandi, no? Sì, così. Diciamo che ha sempre fatto molta fatica a delegare, Paolo e Sant'Angelo. No, in questo caso non è tanto quello, più che altro il fatto di accogliere altre realtà in un progetto, cioè prendere un progetto tuo e dire sì. Per fare questa cosa qui non la posso fare da solo, ho bisogno di una persona che sia davvero forte in quella roba lì, mm-hmm. in quell'altra roba lì, e prendere questa torta, dividerla e trovare le persone giuste o le aziende giuste che ti supportano e condividere il progetto, cioè capito, aprirsi alla condivisione. Cose che abbiamo imparato poi. Sì. È una cosa molto importante la condivisione. Prima abbiamo parlato di un periodo di burnout, ad esempio dopo aver girato i Gentlemen. Quando vi trovate in quella situazione dove siete particolarmente a terra, demotivati, cos'è che vi motiva a dire ok, ripartiamo, andiamo avanti, forza? Io vado a cinque, sì. Quando finisce il progetto. Infatti, ora che abbiamo finito Vita da Drag, sono video molto più leggeri. Poi sta arrivando l'estate, quindi figurati, sono video. Vita da Drag è stato pesante. Sì. A livello scaricate quando c'è da fare così. Sì, tu lo sai, facendo YouTube arrivi sempre il burnout. Cioè, sì. Ma adesso anche io c'ho bisogno di. Quindi tu hai periodi, poi dici, vabbè, poi sta arrivando l'estate, video un po' più leggeri, un po' più. Più anche semplici da fare nella realizzazione, nella struttura. Poi magari noi poi ad agosto non pubblichiamo due video a settimana, pubblichiamo uno. Sì. Quindi è importante prendersi dei tempi, di riposo. Cioè, consiglio ti posso dare a te, che tu da quanti anni che fai? Cinque e mezzo. Quindi forse l'hai già imparato.
Riposarsi è importantissimo. Io il mio periodo più brutto l'ho avuto nel 2021, perché nella pandemia sono cresciuto tanto e nel 2021 ho iniziato a raccogliere i frutti proprio in termini di numeri e lì mi sono accentrato completamente sul lavoro, lasciando perdere tanti aspetti della mia vita, e non c'è mai stato un momento in cui ho scaricato, appunto. Cioè non c'è mai stata una pausa, per cui tutto il 2021 è stato come prendere il mese più pieno dell'anno che hai e moltiplicarlo per 12. E da allora diciamo che ho detto mai più. Conosci il canale Colin e Samir? Sono quei due che parlano dei YouTube. Canali YouTube. Sì. Esatto, sì, che intervistano spesso MrBeast. No, sono due ragazzi, fanno intervistano, sono insider sul mondo di YouTube, sì, americano. Ho visto qualcosa, sì. E quando vedo loro che intervistano MrBeast... Lui a me fa paura, lui sembra una macchina. MrBeast è... Cioè, non seguite i consigli di MrBeast, è sbagliato. Cioè, lui dice, io lavoro finché non vado in burnout, poi mi prendo mezza giornata e poi ricomincio. Sì, cioè, non è vivere quel ragazzo. Cioè, mezza giornata non è burnout. Anche e poi lui dice, faccio i migliori video che si possono fare. No, i tuoi video sono girati di merda, MrBeast. Non so, fai dei numeri perché MrBeast, però si potrebbero fare molto, ma non sono i migliori video che si possono fare. Anche perché se tu ragioni in quel modo lì, con tutti i soldi che hai, quando ti li godi? Appunto! Adesso ci arriviamo ai soldi, anche perché diciamo che entrambi comunque oggi possiamo dire che guadagnate abbastanza bene. Noi siamo contenti. Esatto, che meglio che essere scontenti. Beh, c'è sempre chi guadagna di più. Cioè, quello sempre. MrBeast guadagna più. Infatti ho detto, stiamo bene. MrBeast guadagna più di voi. Oddio, no, forse MrBeast non guadagna niente, perché lui rispende tutto. Ma ci credi? Ma anche... Che poi, perdonami, il discorso di guadagnarli e averli è già, secondo me, una grande differenza. Perché sì, tu crei un impero che ti fa l'introito di 10 milioni al mese, una spara una cifra a caso. Ma tanto tu stai 20 ore al giorno a girare video. No, infatti. No, ci vuole un giusto... Non è. Come gestite le vostre finanze? Cosa fate? Dopo che, diciamo, arrivano i bonifici, quali sono gli step successivi? Qui ti dovrei fare un po' di domande. Sì, cioè, anzi, se ci dai un consiglio. Il discorso è... trovare un equilibrio chiaramente tra le spese, quelle necessarie e quelle che ti fanno piacere, tipo farsi dei viaggi o comprarsi una cosa che ti piace, eccetera. Però quello che metti da parte non è semplice capire come gestirlo, e come diciamo, noi abbiamo due background diversi familiari, no? Quindi magari non è che abbiamo necessariamente l'esempio dei genitori o dello zio o di quello che investe. È complesso, non saprei risponderti perché non so, cioè io non faccio cose particolari. Sono lì, rimango sul conto. Sono lì, aspetto magari di averne abbastanza per poter fare un investimento più grande. Una cosa che sto iniziando a pensare, a parte eventualmente acquistare un immobile o cose del genere, che però al momento attuale non credo che sia consigliabile, è trovare una realtà imprenditoriale in cui credo e investire in un'altra attività imprenditoriale gestita magari da altre persone, okay, o in cogestione. E creare un introito passivo. Sì, medio passivo, diciamo. C'ho un'idea. Scusami, approfitto di questa cosa, ma due giorni fa mi è venuta un'idea devastante. Poi te la dico. Poi vediamo se lei. Paolo. È anche una società di bava di lumaci. I milioni. Vabbè, dopo lo voglio sapere anche io. Per esempio, mi affascina molto, al di là io su MrBeast stavo un po' chiaramente provocando e scherzando, però mi affascina molto quel meccanismo che non ha inventato lui, il fatto di avere un influencer che poi lancia dei suoi brand, che supporta, lui ha quello di burger, cioè di cioccolato, no? Ci sono, che ne so, The Rock, c'ha la tequila, c'ha gli energy drink. Logan Paul, hai firmato con... Capito? Io vorrei farlo il mio energy drink, perché ne abuso parecchio. Sarebbe solo quanto, sì, infatti adesso faccio solo quello. Quello è un meccanismo interessante, quindi è una cosa su cui potremmo pensare, tipo Maurizio come personaggio, come influencer, che tipo di prodotto potrebbe essere associato alla sua persona, al suo lifestyle, al suo pensiero, al modo suo di comunicare. Quella potrebbe essere una cosa interessante, però chiaramente devi avere un progetto a lungo termine che funzioni, certo, in quel modo lì. E a proposito di lungo termine, non vi è mai passato per la testa
il fatto che, cioè io ci penso quotidianamente, che avere un business molto dipendente dalla visibilità, dal traffico, da un algoritmo, da una piattaforma, nel lungo termine possa a un certo punto diventare più rischioso. Cioè, come vi la percepite questa cosa? Sono d'accordo con te, ma è pur vero che noi siamo già nel lungo termine. Cioè, avendo iniziato 10 anni fa, noi siamo già nel lungo termine. Questo vuol dire che in 10 anni abbiamo avuto modo di comprenderlo, capirlo, adattarci all'algoritmo e trovare dei modi di adattarci al cambio dell'algoritmo e della visibilità. Quindi siamo navigati nel mondo del lungo termine, penso. Se tu dici l'eventualità che il mondo dei social che non funzioni più o cambio, o che la popolarità dei contenuti che facciamo si azzeri, mettiamo un'eventualità remota, però la puoi considerare. C'è, ed è un motivo per cui io cerco sempre di puntare sulle skill, cioè quello che tu impari, quello che sai fare, quello che vali, è una cosa che nessuno ti può mai togliere. Puoi perdere tutti i soldi che hai, ma quello che sai non te lo toglierà mai nessuno. Quindi nel nostro settore, in quello che facciamo, noi abbiamo delle skill, quelle skill le aumentiamo di anno in anno, di giorno in giorno. Quindi è un'eventualità? Sì, remota va bene, ma se si verificasse faremmo qualcos'altro legato comunque al mondo dello storytelling, che è quello che possiamo fare. Ok. Quindi sono abbastanza tranquillo su quello. Io dico sempre che il mio piano B andrà a fare i cocktail. Quindi sei bravo a fare i cocktail? No, però imparo. inizio a imparare. Ho imparato a fare sto lavoro, imparo anche a fare i cocktail. Il piano B si può attuare quando hai realizzato l'A. Sì. Perché finché non hai realizzato l'A, il B non deve proprio esistere, secondo me. Sono totalmente d'accordo. Io sono di questa idea. No, anch'io. Secondo me il piano B appunto toglie tempo al piano A. Ma anche soltanto che ti leva l'1% di tempo, sì, di energie, sì. È uno spazio. Anche un fatto di motivazione. Però per esempio tu oggi mantieni, diciamo, un piedino nel mondo del doppiaggio. Ma sai cos'è? Esatto, cioè io ho masterato la skill del doppiaggio. Come dire, no? L'ho portata a livello massimo e posso imparare un'altra abilità. Cioè io ho iniziato a fare appunto... Secondo te c'è un livello massimo? No. Diciamo che sei arrivato a un livello... No, sono a un livello tale che mi permette di saper fare questo mestiere, di farlo bene e di farlo al massimo della qualità. Quindi un livello di serie A, poi ovviamente sì. Puoi sempre migliorare. Puoi migliorare in qualità e capacità, ma doppiando i blockbuster di grande distribuzione non c'è di più, no, sì, di qualità di prodotto su cui puoi lavorare. Poi puoi migliorare tu come abilità, come skill. Insomma, nel mondo artistico c'è sempre la soglia d'apprendimento. Esatto. Però se la prendiamo così, diciamo, ho masterato l'abilità. Quindi, e poi comunque, ripeto, ho iniziato a fare web che io già ero, insomma, facevo questo mestiere da 5 anni, lavoravo, facevo cose anche belle già di qualità, non come adesso ovviamente, perché il tempo ti porta a crescere e a migliorare. E quindi io il piano A l'ho finito, cioè c'è la spunta sul piano A. Piano B, perché se il piano B è il web, considerando la continua evoluzione che ha, considerato tutto quello che sono passati in questi 10 anni, è immasterabile secondo me, cioè, certo. Nel senso, anche perché è in continuo muta continuamente, anzi ho quelle, questa è B, C, D, F, G, H, I e tutto il resto delle lettere, perché alla fine mi permette di fare un'infinità di cose. Certo. Il doppiaggio magari mi permette di essere un'infinità di cose perché sono vari personaggi, però la meccanica, la dinamica è quella, ho il G, ho la cuffia, ho il video, provo la scena, la incido. A livello meccanico. A livello meccanico il web è infinito. Posso mettermi a leggere commenti e il giorno dopo sono su un elicottero per girare un video. Pagato al minuto. Al minuto da noi ovviamente. Però è questo, capito? L'espansione che ti dà la possibilità di stare sul web. Fai il video, dal video tagli il reel, che poi va lì, però ti conoscono lì ma non ti conoscono là. Ma io questo lo conosco, l'ho visto di là, e quindi diventa tutto un meccanismo per cui puoi fare, se vuoi, tante cose. Cioè, se io mi guardo indietro, ho fatto il doppiatore, il wrestling, lo drag, insomma, il web mi ha dato e mi sta dando la libertà
di essere ciò che voglio. Cosa che magari tu dici, sì, vabbè, come gli attori fanno i film, sono tanti personaggi. Con la differenza che noi siamo i nostri autori, e noi siamo i nostri manager, e noi siamo i nostri registi e i nostri attori, nel senso noi abbiamo costruito da soli la nostra realtà e il nostro presente. Benissimo. Per chiudere farei quello che ormai chiedo a ogni ospite, ossia di dare un consiglio generico proprio sul proprio vissuto, su quello che si è imparato, nemmeno su un argomento specifico, cioè specifico, è qualcosa che avresti voluto sapere prima. Abbiate fame e non sentitevi mai troppo vecchi, qualunque età abbiate. Bello. E te lo dice uno che ha iniziato a prendere botte, già le prendevo botte perché comunque ho fatto arti marziali, ho fatto taekwondo, ho fatto vietvoda, ho fatto diverse arti marziali, ma uno che ha iniziato a salire sul ring a 35 anni e qualche poco ne ho 37 e io continuo a lottare, nel senso non mi interessa, cioè io conosco ragazzi più giovani di me che dicono sì, però se metto a fare sta cosa, che te ne frega, cioè non sentitevi mai troppo vecchi, fate tutto quello che volete fare, volete imparare a suonare la chitarra, cioè avete 54 anni, imparate a suonare la chitarra, fate tutto quello che volete, veramente sentitevi liberi. Abbiate pazienza, perché ci vuole tempo, ma rimanete fino all'ultimo minuto della partita, perché si può sempre vincere. Sì, su questo discorso poi dell'ultimo minuto ci sarebbe da aprire una parentesi gigante su una cosa che in economia comportamentale è fighissima, si chiama bias dei costi irrecuperabili, ma se iniziamo questa non finiamo più, dobbiamo fare una parentesi. Anche soprattutto noi due non capiremmo niente. Esatto. No, cioè, 66% di chi è qui non capirebbe. No, no, è facile, però un'altra puntata. Okay. Vabbè. Io vi ringrazio moltissimo, non so quanto vi ho tenuti, ma non ho idea di quanto sia, secondo me. E non è finita la schedina. È bello che, la cosa bella è che lui prima fa, ma sì, c'è gente che sta con noi. 20, sono sì, le 5 e un quarto. Sono arrivati alle l'una. Okay. Io vi ringrazio moltissimo. Grazie. Spero che abbiano apprezzato anche quelli che ci guardano. Speriamo. Ci ascoltano. E bene, alla prossima. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Ciao. Ciao. Io voglio sempre a casa. Sì, grazie mille. Tolgo? Sì. Quanto cazzo gli ho tenuto? Allora, sulle 5 e un quarto. Circa 50 minuti a schermo. Sì, sì, ma